In un paese che conta più o meno 3 milioni di disoccupati c'è un paradosso che da qualche giorno a questa parte si vede leggendo i giornali laddove si parla di lavoro. Ci sono attività produttive, ci sono soprattutto bar e ristoranti che lamentano di non riuscire a trovare manodopera. Allora, l'indomani delle celebrazioni per la festa sul lavoro, in questa puntata di Orizzonti qui su Milano Pavia TV, cerchiamo di capire come sia possibile tutto questo. Davvero ci sono così tanti disoccupati eppure non si riesce a dare una risposta a quegli imprenditori che hanno bisogno di nuovo personale per provare ad agganciare la ripresa? Ne parliamo con i nostri ospiti, ve li presento tra un attimo, il tempo della nostra sigla. Ben ritrovati, puntata numero 27 di questo ciclo di trasmissioni di Orizzonti qui su Milano Pavia TV, e più che mai capire il presente può essere utile per analizzare la situazione e soprattutto immaginarsi un futuro laddove l'enigma sul lavoro credo sia uno dei temi che nelle ultime settimane, se siete lettori di giornali in qualche modo, avrete cercato anche voi di capire. Com'è possibile? C'è così tanta richiesta di lavoro che non si riesce a darle una risposta nonostante le centinaia di migliaia di persone che risultano iscritte in cerca di un posto. Gli ospiti con cui andremo questa sera a parlare di questo tema rappresentano un po' tutte le parti in causa in questo dibattito che a livello nazionale fa discutere. Cominciamo da chi rappresenta il mondo sindacale. Fabio Catalano è il segretario confederale di CGIL Pavia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Abbiamo Elena Maga, segretario generale della CISL Pavia Lodi, bentornata a Milano Pavia TV, buonasera. Grazie, buonasera, buonasera ai telespettatori. Daremo voce naturalmente anche al mondo dell'impresa, in modo particolare le piccole e medie imprese. Qui con noi in studio c'è il vicepresidente di Confartigianato Imprese Pavia, Francesco Repossi, buonasera. Buonasera, buonasera agli telespettatori. Più tardi ci collegheremo anche con chi rappresenta una delle più importanti associazioni datoriali sempre nell'ambito dell'artigianato a Milano città. Consentitemi però di ringraziare per essere con noi collegato questa sera da Montevarchi, siamo in provincia di Arezzo, Osvaldo Danzi. Buonasera Osvaldo. Buonasera. Esperto in risorse umane di SCR, ma è anche un collega, un giornalista ed è tra l'altro il presidente di una società editoriale, Fior di Risorse, che edita una rivista molto autorevole che nel corso degli ultimi anni ha saputo guadagnare una forte reputation andando dritta al punto, anche con posizioni forse per certi versi poco diplomatiche. La rivista è senza filtro e ce l'ha nella sua mission quella di raccontare tra chiari e scuri lo stato di salute e le tante incongruenze del mercato occupazionale italiano. Grazie ancora per essere con noi questa sera. Daremo voce naturalmente, dicevamo, anche al mondo dell'artigianato. Si è collegato con noi da Milano e lo ringrazio per questo, Fabrizio Leonardi. Lui è il direttore del Centro di Formazione Professionale dell'Unione Artigiani di Milano e Monza Brianza. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Naturalmente ci sono anche tre anime a rappresentare la politica, importantissima in questo paese e su questo territorio, laddove si cerca naturalmente di dare in qualche modo la stura a una ripresa economica anche occupazionale. La vedete già inquadrata alle mie spalle. Lei è il vice sindaco di Voghera, Simona Virgilio. Buonasera e benvenuta. Credo non abbia il ritorno audio, vediamo se riusciamo a ripristinarlo grazie alla nostra regia. Lei tra l'altro si occupa nella vita di un avvocato, quindi anche una competenza specifica sulle tematiche che hanno a che fare anche con il diritto del lavoro. In collegamento da Milano c'è Paolo Romano, assessore al municipio 8 nel capoluogo lombardo. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
giovanissimo esponente del Partito Democratico, che ha avuto modo di intervenire in uno dei temi caldi che hanno caratterizzato il dibattito sull'occupazione negli ultimi mesi, e cioè la figura dello stage. Importante, strategico, molto spesso i giovani tramite lo stage riescono a entrare in contatto con le aziende, però attenzione, deve essere uno stage fatto con regole giuste, altrimenti diventa sfruttamento, dicono i rappresentanti di un movimento di pensiero che ha visto proprio in Paolo Romano uno dei suoi creatori a livello lombardo. E ci colleghiamo anche con Ferdinando Alberti, lui è collegato da Brescia ed è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera e grazie per essere con noi quest'oggi. Buonasera, grazie a voi. Se c'è, lo saluto subito, mi fa piacere perché racconteremo anche una storia positiva. Se volete anche questa la conferma di come il sistema del lavoro in Italia vada avanti grazie anche alla buona volontà di tantissimi, perché ci sono i canali istituzionali, pensiamo a quelli che una volta si chiamavano gli uffici di collocamento, ma ci sono tante realtà, e sul territorio lombardo l'ACLI è una di queste, che da qualche tempo si sono ingegnate e loro sui territori dove sono più radicati cercano di mettere in contatto la domanda con l'offerta. Dario Orbelli Biroli è presidente dell'ACLI a Pieve del Cairo. Benvenuto, buonasera. Grazie, grazie dell'invito e buonasera a voi in studio e a tutti i telespettatori. Allora, noi questa sera partiamo da dichiarazioni che hanno forse riacceso il dibattito nelle ultime settimane, perché sono soprattutto i titolari di ristoranti e bar che a livello nazionale hanno fatto emergere questa incongruenza. Il primo è stato Alessandro Borghese, uno chef che molti di voi ricorderanno e conosceranno anche perché è un personaggio televisivo, che dice non si trovano giovani, non si trovano cuochi, soprattutto che siano disposti a fare sacrifici, e facendo riferimento, immagino anche un po' forse al suo vissuto personale, dice un tempo ci stava che un giovane cuoco che volesse imparare questo mestiere accettasse anche di fare un po' di sacrifici e magari di venire sfruttato. Oggi invece i giovani tutto questo non se lo vogliono neanche sentire porre. Dopo di lui altri chef autorevoli anche su questo territorio hanno rilanciato l'allarme, dicono non si riescono a trovare neanche i camerieri. Una volta era un'occupazione stagionale che soprattutto dava la prima occasione di lavoro a tantissimi giovani. Che cosa sta succedendo? Io lo vorrei chiedere a Osvaldo Danzi, perché lui da direttore di Senza Filtro so che è stato il primissimo che ha commentato, entrando un po' in polemica, le parole di Alessandro Borghese. Ci ricordi, direttore, che cosa avete detto voi, cosa avete scritto voi su Senza Filtro per spiegare questa dichiarazione di Borghese che tanto scalpore è stato anche a livello nazionale? Chiedo lumi alla regia, perché d'accordo che è collegato da Arezzo, ma questo tempo di latenza nel collegamento mi sembra... Ma allora, ci okay. Tengo a dire che io seguo questo filone che ho chiamato la sagra degli imprenditori che non trovano collaboratori da più di 4 anni, cioè da quando di fatto... Niente, evidentemente c'è proprio un ritardo nella linea. Vediamo se la regia riesce a ripristinare questo collegamento e intanto ne parlo con Fabio Catalano ed Elena Maga, che sono qua con noi in studio, perché naturalmente questo è un tema che immagino anche voi che rappresentate gli interessi dei lavoratori in qualche modo vi siete posti. Come ve lo spiegate il fatto che sia così difficile trovare figure, tra l'altro in ambiti, nella ristorazione per esempio, dove molto spesso diventava quasi, no, un primo accesso al mondo del lavoro per tantissimi giovani andare a fare la stagione? Che cosa è cambiato negli ultimi tempi? Catalano e poi Maga. Guardi. Io partirei, diciamo, con una riflessione
più di carattere generale che risponde un po' al titolo della vostra della trasmissione, manca il lavoro e i lavoratori. Io credo che in un paese che ha i tassi di occupazione come il nostro, che sono tra i più in difficoltà a livello europeo, e se penso poi a calibrare questo ragionamento nella nostra provincia rispetto ai dati di Regione Lombardia, ma mi verrebbe da dire che sicuramente c'è un tema complessivo di mancanza di lavoro, in primis. Dopodiché mi faccia fare quest'ulteriore riflessione. Io credo che abbiamo in questi due anni, da quando è scoppiata la pandemia, provato a interrogarci spesso rispetto al fatto che questa emergenza sanitaria doveva in qualche modo determinare anche una società migliore. Purtroppo da quello che sta emergendo, l'emergenza sanitaria, che ovviamente si è trasformata anche in emergenza sociale, economica, abbiamo un quadro che delinea una società dove le diseguaglianze sono cresciute, quindi sicuramente un elemento di forte criticità che ci fa uscire dalla pandemia. Perché sto facendo questo ragionamento? Per dirle che molti esperti però ci rappresentano il fatto che sicuramente la pandemia ha determinato una cosa nelle persone, e soprattutto questo in una fascia di persone giovani, e cioè il determinare una scala di priorità diversa rispetto al passato, dove viene messa molto in evidenza il tema della qualità della vita, la salute e di contro anche la qualità del lavoro, dell'occupazione. Allora io credo che dobbiamo partire anche da questa riflessione, e cioè se quelle offerte di lavoro stanno dentro una qualità dell'occupazione che può determinare anche una qualità della vita, la costruzione anche di un progetto di vita delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori. Su questo mi verrebbe da dire che se guardiamo gli ultimi dati Istat, quelli che sono usciti proprio oggi, dove c'è un aumento molto importante, per esempio, dei contratti a tempo determinato, con dei dati che ci portano sostanzialmente a una situazione che non vedevamo rispetto al rapporto dal 1977, credo che il tema della precarietà dentro un tema della qualità dell'occupazione o da una visione futura di vita, ovviamente determini anche delle difficoltà da questo punto di vista. Beh, sicuramente l'aspetto post-pandemico deve aver influito, perché è un riferimento che in molti fanno. Adesso stiamo parlando di ristorazione, ma poi sentiremo anche il mondo delle piccole e medie imprese. È come se davvero il Covid sia stato uno spartiacque sull'approccio dei singoli rispetto al mondo del lavoro. Elena Maga, è d'accordo con l'analisi di Catalano, tenendo anche conto che voi avete fatto qualche giorno fa a Pavia un convegno, esatto, da cui è emerso come anche nel territorio che voi con particolare attenzione monitorate, che è quello del sud della Lombardia, c'è un problema occupazione ancora molto marcato e ci sono categorie più esposte di altre. Non è una grandissima novità, le donne e i giovani. Quindi da questo punto di vista qualche elemento di riflessione emerge anche dai dati. Assolutamente, dalla riflessione che abbiamo fatto l'altro ieri è emerso soprattutto che Pavia ha un numero elevatissimo di NEET, cioè di giovani che dai 15 ai 29 anni non solo non studiano, non cercano lavoro e apparentemente si sono rassegnati ad un destino in una sorta di limbo. Questo sicuramente mi trovo d'accordo con l'analisi di Fabio, certamente. Che i giovani di adesso sono sicuramente più consapevoli e quindi analizzano maggiormente, ovviamente, si parla ovviamente in linea di massima, analizzano maggiormente le offerte che vengono loro fatte, che come incide, come impatta questo sulla loro vita. Che soprattutto nella ristorazione non sono ignoti ai più anche fenomeni di nero o di lavoro sottopagato, con magari inquadramenti per un certo numero di ore, ma poi in realtà prestazioni lavorative anche molto superiori. Quindi è vero quello che si dice, che si fa fatica a trovarli, è anche vero che c'è in Italia un problema di salari bassi in linea generale. Non è che i giovani siano pagati meno degli altri, il vero problema è che noi abbiamo un problema di salari più bassi rispetto al resto dell'Europa, e quindi anche questo è una cosa che ovviamente incide. Poi però capisco che detto da me possa sembrare strano, c'è anche un problema di educazione e di approccio delle famiglie,
perché in Italia la famiglia è disponibile a dare una sorta di cintura di sicurezza ai giovani per molto più tempo rispetto che altri paesi d'Europa. Quindi non è così scontato che in altri paesi d'Europa le persone a 29 o 30 anni comunque sia normale che stiano ancora in casa, cosa che invece in Italia succede, perché le paghe sono basse, perché non si trova il lavoro, ma perché anche a volte la famiglia, non so, io dico sempre sorridendo che talvolta vengono ad informarsi presso il sindacato genitori, soprattutto madri, di figli che hanno 30 anni e noi sorridiamo perché effettivamente sembrerebbe un non senso, proprio perché i ragazzi di adesso sono maggiormente scolarizzati, maggiormente consapevoli, con competenze maggiori, ed è paradossale che noi diciamo sempre che la miglior sindacalista del giovane non è il sindacato ma è la mamma, perché è la mamma che si preoccupa e che a volte, e questo è un po' paradossale, sceglie per il figlio. Cioè, quello che la mamma ritiene che sia troppo pesante per il figlio viene scartato prioristicamente e non gli si fa nemmeno provare. È chiaro che il lavoro, lo stage, ad esempio, deve essere corretto e giusto. È vero che c'è un minimo per l'azienda che deve riconoscere lo stagista, ma è anche vero che nulla impedisce all'azienda di andare oltre questo minimo previsto dalla legge. Certamente il matching è molto difficile in questo momento, perché i giovani, come diceva Fabio, guardano anche aspetti della vita, per esempio lavorare il sabato e la domenica, fare turni serali o notturni, che vengono esaminati con occhio sicuramente diverso rispetto alle generazioni precedenti, che a loro volta davano un po' per scontato questo sacrificio, questa gavetta pesante e talvolta anche ingiusta. Osvaldo Danzi, dovremmo essere riusciti a ripristinare il collegamento con la redazione di Senza Filtro. Prima che cadesse la linea stavi dicendo che non è una battaglia quella per una dignità e una qualità del lavoro che voi di Senza Filtro state facendo adesso, quindi non è che uscite solo perché vi ha fatto arrabbiare Borghese, voi da anni che la portate avanti. Rispetto alle parole di questo chef e a quanto avrai sentito dei due primi ospiti qui in studio che rappresentano il mondo sindacale, come ti poni? Beh, allora, stavo dicendo prima, poi durante le prove funziona sempre tutto alla perfezione. è un classico. Scusa, no, dicevo, io sono andato a recuperare il primo articolo che ho scritto ben 5 anni fa su questa saga che è cominciata con un panettiere che si chiamava Pattini, che si chiama Pattini a Milano, che aveva attaccato un post-it fuori dal suo negozio e aveva dichiarato ai giornali di non trovare collaboratori. A quella offerta di lavoro risponde una signora di 27 anni, la quale una volta arrivata in negozio scopre che c'era una barca di curriculum che nessuno aveva neanche aperto e che di fatto, diciamo, non c'era neanche una selezione in corso, ma il Corriere della Sera aveva sparato a metà pagina questo problema sociale. Dopodiché i giornali, a partire dal Gazzettino Veneto, che è stato direi quello che più di tutti si è dato da fare su questa saga, al Resto del Carlino, fino a giornali grossi come Corriere, Sole 24 Ore, hanno capito che questa era una saga che attirava tanto. Ora vediamo cosa c'è di vero in tutto questo e cosa invece è narrazione che fa un po' comodo a qualche click. I miei predecessori, diciamo, i due signori del sindacato che mi hanno preceduto, hanno detto una cosa sacrosanta, anzi più di una, ovvero intanto ci sono delle famiglie alle spalle di questi ragazzi che per qualche motivo non stimolano questi ragazzi a uscire dalla scuola e andare a trovare un lavoro e cominciare a fare una gavetta vera e propria. Su questo non c'è alcun dubbio. Io, diciamo, oltre che a fare il giornalista, ma non è il mio primo lavoro, il mio primo lavoro è selezionare le persone per le aziende. Io sono recruiter e dai tempi di almeno 15 anni fa, io mi ricordo una telefonata che mi arrivò a Parma, anzi telefonai io a casa di un candidato, mi rispose la mamma, disse: guardi, c'è un posto di lavoro disponibile a tempo indeterminato, ragazzo neolaureato. La madre mi rispose: a Parma Sud o a Parma Ovest?
che voglio dire Parma non è New York, ecco. Per cui diciamo sicuramente la famiglia incide molto su questo. C'è da dire che quando vado nelle università, specie ultimamente a ingegneria, sono stato diverse volte negli ultimi anni a fare un po' di orientamento professionale, quando io chiedo ai ragazzi, ma se aveste due curriculum da portare domani in un'azienda, dove li portereste? Non gli viene in mente neanche il nome delle aziende dove lavorano i genitori. Quindi anche la scuola, diciamo, ha un suo, una sua responsabilità in questa. Stamattina parlavo con una imprenditrice di Ferrari, Ravenna, la quale mi diceva che ha proprio difficoltà di educazione con questi ragazzi. Cioè arrivano in azienda, mi raccontava di un ragazzo che la settimana scorsa è entrato in azienda, lei è l'amministratore delegato, gli è entrato nella stanza e ha chiesto la rete wifi. Ho visto che c'avete il wifi, mi dà la password. E lei è la prima che dice, ma è possibile che negli istituti tecnici non ci chiedono di fare un'ora di orientamento professionale a questi ragazzi, spiegargli come si sta in un'azienda, spiegargli come è fatta un'azienda, come è fatto un organigramma, che cosa cercano le aziende, quali sono un po' le traiettorie da fare. Detto questo, ok, le responsabilità, diciamo, in famiglia ci sono. Però attenzione, come ha detto prima, io no, scusate, no, non vedo i nomi delle persone che hanno parlato, mi scuso, li chiamo i signori, sembra sprezzi. Però ha detto Fabio Catalano ed Elena Maga, rispettivamente CGL e CISL. Perfetto, il signor Catalano ha detto una cosa assolutamente vera, cioè le condizioni lavorative, le proposte lavorative che vengono fatte, soprattutto nel settore turistico, perché l'anno scorso non ci dimentichiamo che il nuovo ispettore dell'Istituto Nazionale del Lavoro fra l'inizio e la metà di agosto ha fatto la bellezza di 300 controlli e non ha trovato una sola azienda in regola con i contratti. Non il 10%, non ne ha trovata nessuna in regola con i contratti fra stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi e compagnia cantante. Eppure io ricevo puntualmente ogni giorno messaggi sulle chat di LinkedIn, per mail, di persone over purtroppo 40 che mi dicono: io sono disposto anche a spellare i fagiani, mi ha detto uno stamattina, ma come mi presento a un colloquio? O sono sovraqualificato, o sono sottoqualificato, o c'è qualcosa che non funziona. Quel qualcosa che non funziona è una cosa sola, che non è vero che si cercano professionisti, si cercano dei ragazzetti a cui facciamo fare i camerieri, ma non sono camerieri, sono camerieri da pizzeria o sono operai da assemblaggio, che si possono portare a casa con 4 lire nella migliore delle ipotesi. C'è da dire che le aziende non hanno dei processi di selezione strutturati, e quello che noi abbiamo fatto col giornale è stato un fact-checking puntuale. Io sono andato uno per uno, da 4 anni a questa parte, da tutti i presidenti delle varie CNA fino a Confindustria, dall'ultimo degli albergatori all'ultimo dei ristoratori di spiaggia, a vedere dove hanno messo le loro offerte di lavoro, e le posso assicurare, Claudio, che non c'è una sola offerta di lavoro pubblicata da nessuna parte. Sui siti internet di aziende grosse come quella di Paolo Agnelli, presidente di Confindustria acciaio o alluminio, non mi ricordo, non c'è una sezione lavora con noi, ma negli ultimi 2 anni è andato in televisione 4 volte, sui giornali 2, a lamentarsi che non trova collaboratori. Il punto è questo, cioè le aziende non hanno un minimo di visione a lungo termine per dire, anche solo per creare delle accademie interne dove insegnano a questi ragazzi giovani un minimo di mestiere per introdurli poi al lavoro. Perché dalla Osvaldo, di spunti ce ne sono davvero tanti. C'è una responsabilità da parte delle famiglie e forse dei giovani. Mi viene in mente una frase che le valse moltissime polemiche di un ministro di qualche anno fa, Elsa Fornero, che disse che forse i giovani erano un po' ciusi, no? Un po'... traduciamola come
presuntuosi con la puzza sotto il naso di fronte alle varie offerte, lo dico un po' alla Pavese, però l'editore di Senza Filtro, quando vi dicevo che è una testata che non le manda a dire, dice sì, attenzione però, c'è anche un problema di qualità dell'offerta, di qualità del lavoro e poi verrebbe da dire di preparazione da una parte del mondo della scuola ma anche delle imprese stesse che forse non sanno cosa significhi cercare lavoro. Io tra poco riparto proprio da chi oggi rappresenta il mondo delle imprese, dal vicepresidente di Confartigianato, perché questa sera noi non abbiamo rappresentanti della ristorazione, l'abbiamo cercati fino a 2 ore prima della diretta. Devo dire che proprio le reazioni che le uscite dei chef stellati hanno avuto sui social, eccetera, li hanno spinti a dire non parliamo più perché siamo stati investiti da critiche, insulti, eccetera. Vorrei però sentire che cosa ne pensa chi tutti i giorni va in azienda e ha l'esigenza esso stesso di in qualche modo dare un futuro occupazionale ai propri organici, soprattutto perché siamo in un momento in cui sembra quasi strano, ma dopo 2 anni di pandemia e nonostante la guerra, molte aziende dicono se non troviamo manodopera rischiamo di non riuscire a star dietro alle produzioni. Le chiedo di pazientare perché abbiamo una fascia pubblicitaria, la mandiamo in onda e poi da qui ripartiamo per cercare di sciogliere l'enigma di questa sera. Manca il lavoro o mancano i lavoratori? Tra poco a Milano Pavia TV. Grazie. Bentornati a Orizzonti su Milano Pavia TV. E allora, evidentemente non è soltanto un problema di domanda e offerta. Se avete sentito i primi minuti di trasmissione, Osvaldo Danzi, editore di Senza Filtro, una rivista che si occupa di analizzare, senza giri di parole, le problematiche del mondo del lavoro, dice sì, attenzione, è vero, le famiglie hanno la tendenza a proteggere troppi figli, è vero che magari i ragazzi non hanno più una predisposizione al sacrificio come poteva capitare fino a qualche anno fa, però interroghiamoci anche se non ci sia un motivo di qualità dell'offerta dietro al fatto che molte aziende nella ristorazione, ma non soltanto, faticano a trovare manodopera pur con la fame di lavoro che dovrebbe esserci. Lei è il vicepresidente di Confartigianato Imprese a Pavia, Francesco Repossi. Dal vostro punto di vista, intanto ci conferma che è difficile riuscire a trovare manodopera e poi in generale alle critiche che sono state mosse a una parte del mondo datoriale, ovviamente. Io come risponde? Non posso parlare per la ristorazione, un settore che non conosco. Che non conoscete, certo. Conosco le polemiche degli ultimi tempi perché si vedono dappertutto su quotidiani e televisioni. Nel nostro settore, io parlo delle piccole e medie imprese artigiane, c'è effettivamente una difficoltà nel trovare personale, ma soprattutto personale specializzato. Non solo personale specializzato, ma anche volendo assumere personale da formare, troviamo l'ostacolo che le scuole molte volte formano in un modo troppo accademico. Io mi ricordo una volta, all'epoca c'erano degli istituti tecnici, mio nonno, mio padre, mio zio, in azienda prelevavano molto dagli istituti tecnici e molti ragazzi sono cresciuti, alcuni sono anche andati in pensione da noi, nella mia impresa. Altre imprese so che hanno problemi nel reperire personale, però dal mio punto di vista non è un problema di mancanza di lavoro o mancanze di lavoratori. Bisogna sempre trovare il giusto compromesso. Non tutti i lavoratori hanno voglia, non tutti i ragazzi hanno voglia di fare certi tipi di lavoro, alcune volte li capisco, e anche sacrifici da fare e molte cose, però anche le imprese fanno fatica a trovare. Sicuramente la cosa fondamentale è, da parte dell'impresa, fornire al lavoratore un trattamento economico congruo col lavoro che viene dato, non sicuramente i vari fenomeni di nero o di sottopagamento oppure sfruttamento. Deve essere un rapporto congruo al tipo di lavoro che uno è in grado di fare. Ovviamente non si può dare lo stipendio da manager a un primo impiego, ma neanche sottopagare. Ecco, questo è un tema importante perché può essere
la discriminante può anche essere forse un alibi che si toglie di mezzo, no? Garantire a un giovane, o non necessariamente a un giovane, a una persona che è in cerca di lavoro, uno stipendio, secondo tutti i crismi dell'ufficialità, già è un primo elemento che in qualche modo toglie un possibile equivoco dal tavolo della discussione. Nel vostro settore ci sono degli ambiti di produzione che faticano più di altri a trovare personale specializzato, sì, sì, diceva lei? Assolutamente. Quali sono? Saldatori, si fa fatica a trovare, si fa fatica a trovare personale che è specializzato sul macchinario a controllo numerico, che oggi è la base di un'impresa, parlando del settore metalmeccanico, parlando di altri settori, perché artigiano non è solo l'industria, ma ci sono i fabbri, ci sono gli idraulici, ci sono gli elettricisti, anche in quei settori lì fanno fatica a trovare personale specializzato. Anche prendendo per esempio l'elettricista, ci sono gli istituti tecnici che dovrebbero formare elettrotecnici e elettricisti. Anche lì hanno una formazione troppo teorica, poca pratica. Come Confartigianato stiamo cercando di unire il mondo della scuola al mondo del lavoro, favorendo il contatto tra imprese e scuole per i famosi stage curriculari. Da alcuni sono un po' mal visti, io come imprenditore lo vedo bene, ovviamente sì, sono mal visti anche come si dice, da quello che è successo, quello che è accaduto ultimamente, sì. Problemi di sicurezza, ovviamente anche negli stage bisogna garantire, come normalmente bisognerebbe fare in qualsiasi impresa, bisogna garantire la sicurezza del lavoratore, che è una cosa fondamentale. Questo è un tema molto importante e tra l'altro anche in questo caso all'indomani del 1° maggio vorrei più tardi parlarne, perché quando si parla di qualità del lavoro non c'è soltanto una giusta retribuzione, rispetto contrattuale, c'è anche la certezza che la sera si possa tornare a casa. Ovvio. Dopo il proprio turno di lavoro. Vorrei sentire velocemente, perché sulla formazione professionale vorrei poi aprire una parentesi un po' più corposa, Fabrizio Leonardi, perché lui è il direttore del centro di formazione professionale dell'Unione Artigiani di Milano, Monza e Brianza. Le chiederei però prima, come rappresentante di un'associazione di categoria che ha decine di migliaia di iscritti in una delle aree più produttive in assoluto della Lombardia, ravvisate anche voi questa difficoltà a trovare personale, e una difficoltà che addirittura rischia di impedire alle aziende, abbiamo letto dichiarazioni nelle ultime settimane, di poter stare dietro agli ordini, alle produzioni che noi sappiamo essere patrimonio, no? Essere un tesoro, e sembra anche questo un paradosso, non riuscire a rispettare gli ordinativi perché non c'è nessuno che produca i beni che vengono richiesti. Allora, dico subito sì, nel senso che anche noi abbiamo questo tipo di difficoltà, ravvisiamo una problematica di trovare, lo dico apertamente, soprattutto giovani, ragazzi disposti a fare un percorso soprattutto in apprendistato per imparare il mestiere e per sopperire a ordini piuttosto che ad altro. Faccio un esempio banalissimo che non c'entra con la metalmeccanica. Nel settore del benessere, quindi acconciatura o estetica, stiamo vivendo un grosso problema di ricambio generazionale. Diverse scuole, centri di formazione professionale come il nostro, che fanno formazione, noi abbiamo un indirizzo anche di estetica e di acconciatura, pochi iscritti, ancora meno quelli motivati per poi proseguire la carriera, inteso come professione. Nei giovani io ravviso, dal nostro piccolo osservatorio, una difficoltà ad approcciare il mondo artigiano. Mi spiego, l'idea di essere un dipendente a vita credo che non sia percorribile per un artigiano. Un domani dovrai metterti in proprio, un domani dovrai costruire la tua impresa, piccolo o grande che sia. Detto questo, ravviso, come dire, una sorta di comfort zone nei nostri ragazzi, per cui c'è un po' di paura nel mettersi in gioco. Il che non vuol dire diventare subito imprenditori, questo non lo vogliamo e non sarebbe neanche plausibile, però fare un percorso, superato il diploma o la qualifica, di
3 anni o 5 di apprendistato, poi il contratto da dipendente per arrivare a 30-35 anni e tentare di mettersi in proprio, soprattutto in settori tipo il benessere, quindi acconciatura e estetiste. Abbiamo difficoltà anche a reclutare, e mi collego a quello che si è detto, è vero, la ristorazione che noi non conosciamo, nel senso che non opero direttamente, però noi operiamo direttamente nella meccanica riparazione veicoli a motore e nella termoidraulica. Facciamo fatica a reclutare nelle scuole, cioè nel senso anche nelle nostre strutture il percorso, che è un percorso lungo, stiamo parlando di 3 anni per la qualifica, più un anno per il diploma tecnico, poi quelli bravi bravi, magari adesso solleverò delle polemiche, però quelli bravi bravi tendenzialmente poi fanno legittimamente un quinto anno e poi magari provano anche l'università, di fatto allontanandosi da un binario più tecnico, più specializzato e più immediatamente per inserirsi nel mondo del lavoro. Beh, questo rientra naturalmente in una delle problematiche forse più ampie, no? Lei diceva in apertura del suo intervento che è anche difficile far accostare i giovani al mondo dell'artigianato. Vuoi perché forse per anni si è creduto che il percorso universitario fosse quello più prestigioso, quello che dava più sbocco, più gratificazione, più riconoscimento sociale, ma si sono dimenticate per strada quelle tradizioni che fanno parte del DNA produttivo di questo paese, legato all'artigianato, alle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura poi economica dell'Italia. Senta, la difficoltà, glielo chiedo in una battuta, a tentare anche una carriera da imprenditori, cos'è il retaggio del buon vecchio posto fisso, che è un altro elemento tipicamente italiano, o è la consapevolezza che mettersi in proprio in un paese come l'Italia è comunque complicato? La seconda, nel senso che mettersi in proprio oggi in Italia è comunque complicato, complicate le regole, complicato l'avvio, occorre un investimento che probabilmente 30 anni fa era molto più ridotto, oggi si parla di decine di migliaia di euro per partire, e magari la famiglia o il ragazzo stesso ha un po' di paura per fare questo salto nel vuoto, quindi è più sulla seconda, direi. Chiuderei questo intervento con una battuta per far capire anche le difficoltà nostre, nel senso che non suscita molto appeal il lavoro artigiano tra i giovani. Io ho fatto un intervento in una scuola milanese per l'orientamento terza media superiori, anche se non si chiamano più terze medie oggi. C'eravamo noi, quindi centri di formazione professionale, l'istituto tecnico, la formazione professionale statale e il liceo. Le famiglie hanno fatto il 99% delle domande ai rappresentanti delle strutture liceali. Chiudo. Va bene, diciamo che abbiamo avuto un periodo in cui, lo dico da ex liceale, ho fatto liceo classico anch'io, però è negli anni successivi che c'è stata questa tendenza quasi a vedere come meglio e più appagante un percorso che necessariamente poi portasse a un iter universitario che non un percorso di scuola professionale che potesse garantire tra l'altro manodopera, ma soprattutto una risposta poi alle esigenze di un paese che banalmente ha bisogno di un idraulico, di un elettricista, eccetera. Grazie, poi torno da lei perché vorrei capire il vostro metodo di formazione, visto che avrà sentito il collega Danzi, è stato molto duro anche su come le scuole formano gli aspiranti lavoratori, vorrei il suo punto di vista, però consentitemi di chiamare in causa chi oggi rappresenta i giovani, quantomeno per una questione strettamente anagrafica. Paolo Romano, che è collegato da Milano, lui è assessore al municipio 8 nel capoluogo lombardo, Partito Democratico, e come dicevo in presentazione è stato tra i promotori di una petizione che è arrivata addirittura a Roma, l'avete presentata anche al ministro Orlando, in cui dite: attenzione, nessuno vuol demonizzare lo stage, ma un conto è imparare, un conto è essere sfruttati. Intanto, cosa dice a chi chiama in causa voi giovani e dice forse sono i giovani che hanno poca voglia di mettersi in gioco,
poco spirito di sacrificio? Beh, prima di tutto dico che sono due mondi molto diversi, quello della ristorazione e quello dell'artigianato. Sull'artigianato c'è un problema reale. La mia generazione è stato raccontato che chi vuole un buon lavoro deve laurearsi. E questa è una falsità che però ci è stata raccontata sin da piccoli. E quindi io ravviso una realtà, non nella non voglia dei giovani di percorrere quei percorsi appunto di studio, ma proprio di una lontananza dal fatto che quei percorsi per loro possano in qualche modo essere davvero modo per ricevere un lavoro ben retribuito, un lavoro anche bello a cui appassionarsi seppur facendo dei sacrifici. Tutt'altra storia è quella della ristorazione. Quella della ristorazione è una favoletta. Io ho tantissimi amici a Milano iscritti alla Giovanile del Partito Democratico che fanno i camerieri, nessuno di loro ha un contratto stabile, al massimo hanno un part time e poi lavorano full time. Principalmente prendono tra gli 800 e i 900 euro al mese per fare 6 giorni su 7 con 3 chiusure 50 ore, che è un orario che non si fa minimamente neanche in nessuna delle fabbriche più in difficoltà di questo paese. E a Milano una stanza per vivere da soli con un bagno condiviso costa 700 euro al mese. Allora, se io devo decidere di lavorare 50 ore alla settimana facendo 3 chiusure alle 2 di notte, per poi, dopo aver pagato l'affitto, avere 200 euro per fare la spesa, pagarmi le spese mediche e fare tutto quello che devo fare nella mia vita, è normale che io rifiuti quelle offerte. E in tutti quei ristoranti, e lo dico con sincerità, chiedendo ai giornali di fare il loro lavoro e al posto di prendere gli annunci scritti fuori con un post-it, di fare davvero i giornalisti, in tutti quei ristoranti la gente è pagata rigorosamente in nero, dove si beve una birra a 10 euro nel centro di Milano all'Arco della Pace. Ora, in un paese che ha meno ispettori di lavoro di quanti calciatori ha in Serie A, noi purtroppo non riusciamo a controllare questi esercenti. Ma vi assicuro che quando in pandemia si davano i rimborsi in base alle ore lavorate, i miei amici che facevano 50 ore di lavoro vero ricevono tutti i rimborsi per 10 ore di lavoro super part-time. Quindi penso dovremmo anche dividere le due cose. La ristorazione è un mondo purtroppo senza regole, è un mondo molto pesante. Io ho appena accompagnato una ragazza dalla NIDIL CGIL di Milano perché il suo datore di lavoro pensava che fosse parte del suo diritto chiuderla in uno stanzino e molestarla toccandole il sedere, va bene, perché questa è la realtà del mondo del lavoro nella ristorazione di Milano. L'artigianato invece è un mondo molto importante che qualcuno ha demonizzato raccontando che l'istituto tecnico è la scuola di serie B in questo paese, e questo è un errore grave perché nessuna scuola è una scuola di serie B e nessun lavoro è un lavoro di serie B. Però sono due temi che io proprio non riesco a fare toccare sinceramente l'uno con l'altro, anche perché quando offrono degli stage per fare il cameriere a alcuni miei amici e finiscono a fare per 500, neanche 900 euro al mese il turno pieno, basta fare due calcoli di matematica, prendono 2 euro all'ora. Ecco, io personalmente per 2 euro all'ora non esco di casa. Poi potete dirmi che sono chiusi, penso di essere semplicemente una persona che sa i propri diritti. Beh, è stato chiarissimo e molto efficace, penso sia musica per le orecchie anche di Osvaldo Danzi, che molti temi da questo punto di vista li aveva sollevati in apertura di trasmissione. Fatemi sentire anche le altre due anime della politica. Paolo Romano in questo caso anagraficamente rappresenta i giovani, ma fa parte del Partito Democratico. Noi abbiamo anche chi rappresenta altre anime, altre sensibilità nell'ambito della politica. Simona Virgilio, lei è vice sindaco a Voghera. Buonasera. Di Forza Italia, buonasera ancora. Buonasera a tutti, buonasera. Le posso chiedere il suo punto di vista, tra l'altro da avvocato che quindi maneggia la legge e si interessa anche dei diritti dei lavoratori evidentemente in questo paese. Ha sentito la difesa vibrante di un giovane che dice attenzione, non raccontiamo le favolette, è una giungla al mondo del lavoro, e dall'altra però c'è un'esigenza concreta di dare in qualche modo occupazione a attività che rischiano di non poter mandare avanti la propria routine, la propria quotidianità. Certo, allora io mi trovo spesso a vedere le situazioni e le questioni da più di punti di vista, oltre che da assessore, da avvocato, come dicevamo prima, libera professionista, anche da madre. E ritengo che i figli siano sì da proteggere, dall'altra parte anche da responsabilizzare.
Purtroppo i giovani sono, a causa anche di questa situazione, un po' a causa dei tempi, un po' demotivati e sfiduciati rispetto a questa situazione. Di conseguenza, ritengo che si debba ricreare un sistema virtuoso, favorevole, in cui loro possano ancora credere che il sacrificio, la meritocrazia, l'abnegazione e tutti quei valori importanti possano pagare paghino effettivamente, quindi ripristinare tutti quei modelli virtuosi in cui loro possano credere. È ovvio che debba essere sostenuta l'imprenditoria giovanile, l'impresa, quindi anche con una riduzione della pressione fiscale. Questi sono anche gli obiettivi del mio partito, di Forza Italia, quindi cercare di incentivare il lavoro, cercare di sostenere l'imprenditoria, l'artigianato, il commercio e quindi creare posti di lavoro, perché è questo il vero strumento per lottare contro la disoccupazione, creare posti di lavoro con dei sostegni seri rispetto a quello che può essere il reddito di cittadinanza, che in realtà non va confuso come uno strumento di sostegno alle politiche del lavoro, ma in realtà è uno strumento, un contributo rispetto a quelle che è la lotta alla povertà. Come assessore, come appunto amministratore, nel nostro comune abbiamo cercato di fronteggiare questa situazione di crisi economica, un po' dovuta alla pandemia e ovviamente alla nuova situazione tragica e drammatica data appunto dalla guerra, proponendo un servizio gratuito ai cittadini che sono in cerca di lavoro, sia che siano giovani sia che siano adulti. E questo grazie alla collaborazione con la Fondazione Leve. E quindi su appuntamento le persone in cerca di occupazione possono rivolgersi a questo sportello, ripeto, gratuito, attraverso cui si possono proprio intercettare quella che è la domanda e l'offerta per cercare proprio di fare rete sul territorio tra enti, istituzioni e imprese, perché appunto la rete assolutamente è fondamentale. Sono una grande sostenitrice della rete e attraverso sicuramente le imprese si possono anche sviluppare quegli stage e anche quelle competenze digitali che oggi come oggi possono essere anche utili per i giovani. Assessore Virgilio, poi torniamo sul caso di Voghera perché lei mi dà la stura per aprire un altro capitolo di questo dibattito, e cioè su chi dovrebbe in questo paese aiutare gli aspiranti lavoratori a trovare un lavoro. Meno male che ci sono amministrazioni come la vostra che si pongono il problema, ma io ero cresciuto sapendo che doveva essere, una volta c'era l'ufficio di collocamento, no? A garantire occupazione. Vorrei sentire Ferdinando Alberti del Movimento 5 Stelle, lui tra l'altro è consigliere regionale, si occupa nello specifico di tutte le tematiche che hanno attinenza con l'economia. Le chiedo dal suo osservatorio, intanto, se lei si trova d'accordo con questa lettura che ha cercato di spiegare l'incongruenza in un paese dove c'è tanta fame di lavoro eppure ancora non si riesce a trovare manodopera, passando per lo sfruttamento. E poi mi consenta la questione che alla fine, tra poco vi raccontiamo anche un'altra storia di come anche il mondo del volontariato si stia rimboccando le maniche. Cioè, se non ci pensa qualcun altro a mettere in contatto la domanda con l'offerta, chi dovrebbe farlo? E cioè lo Stato non ce la fa. Lei che dice? Le chiedo di accendere il microfono però, perché altrimenti ci perdiamo il suo ragionamento. Ah, avete Grazie. ragione, io lo tengo spento perché per paura di fare rumori Certamente, certamente. e Prego. disturbare la diretta. No, ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi e posso dire altro che di trovarmi pienamente concorde con quanto detto. Faccio addirittura i complimenti, addirittura anzi, faccio i doverosi complimenti proprio al collega del Partito Democratico di Milano, proprio per l'impegno che ha dimostrato e anche per le parole che ha detto. Il quadro mi sembra che sia chiaro. Da un lato, io credo, è già stato detto,
ci troviamo di fronte a una situazione dove le offerte, il salario offerto per un posto di lavoro non è più in linea per consentire una vita indipendente, una vita autonoma e poter fare quel famoso passo di prendere e uscire fuori di casa, dalla casa dei genitori. È proprio un tema di salari bassi, perché attenzione, io vorrei ricordare che proprio l'Istat che lo dice, le ricerche negli ultimi 30 anni i salari in paesi come la Germania e la Francia sono aumentati del 30%, in Italia sono diminuiti del 3%, cioè non è che sono rimasti uguali, sono addirittura diminuiti. Sì. Quindi siamo proprio, se vogliamo essere confrontarci con le altre realtà europee come la Germania e la Francia, e questi dati qua sono devastanti. Ora io mi domando, un giovane che oggi si butta nel mondo del lavoro, guarda e ha avuto l'opportunità di vedere come funziona fuori dai nostri confini, perché oggi è molto più facile viaggiare anche solo l'Erasmus, insomma avere contatti con l'estero. E vede là che prendono uno stipendio alla sua stessa età, con la sua stessa esperienza, e qua ne prende un altro. Ma la domanda che si pone può essere legittima, ma chi me lo fa fare? Dopo 2 anni di pandemia, dove praticamente le nostre vite sono state sconvolte, magari qualcuno non è stato minimamente toccato dal virus e quindi tornerà a fare quello che faceva 2 anni prima, ma molti la pandemia li ha toccati direttamente nella vita di tutti i giorni, cioè si chiede di tornare a quello che si faceva prima. Quando uno chef stellato mi parla che dobbiamo fare i sacrifici e confonde la parola sacrifici con sfruttamento, ma è pesantissima questa cosa qua. Sfruttamento ha un suo significato, sfruttamento non è sacrificio. Il sacrificio io li ho fatti, modestamente lo dico, l'ho fatto, ma perché ci credevo, avevo un approccio, una mentalità, ma credo che come tantissimi miei coetanei e tuttora molti giovani, io ora ho 40 anni, non mi posso più classificare come giovane, però anch'io ho fatto i sacrifici, nessuno me li ha chiesti, nessuno me li imponeva, faceva parte del mio modus operandi, del mio approccio alla vita, ma tutto è andato cambiando. Io ripeto, offriamo a questi giovani uno stipendio degno, e poi vedrete che loro risponderanno, perché oggi chi glielo fa fare veramente? È stato detto che non ha più, fare l'artigiano non ha più appeal, e fare l'estetista anche qua non è più appeal, se non ha nemmeno diciamo il piacere a fine mese di vedersi uno stipendio, un conto corrente con sulla somma dei soldi guadagnati, ditemi cosa gli rimane a un giovane, cosa gli rimane? Io vorrei proprio mettermi in quest'ottica qua, io chiederei agli imprenditori di mettersi in quest'ottica qua. Poi certo è tutto difficile, siamo in una situazione drammatica, però siamo ancora un paese che, caspita, ha il suo, conta ancora qualcosina a livello internazionale, il suo fatturato, il suo PIL ce l'ha, insomma non mi sembra di parlare che siamo un paese del terzo mondo. Possiamo farcela, però serve l'impegno da parte di tutti, credo. Alberti, l'aspetto economico io credo che sia sacrosanto e credo che sia uno degli aspetti più importanti, tra l'altro è un tema di cui anche a livello di governo si sta discutendo in queste ultime giorni. Avrete sentito che il ministro Orlando ha chiesto a Confindustria di rivedere in qualche modo i salari dei lavoratori. Certo, fa un po' specie che questo tema, che da decenni vede, come ricordava il consigliere del Movimento 5 Stelle, il nostro paese fanino di coda nella classifica delle retribuzioni a livello europeo, che si affronti adesso, in cui forse la situazione economica è un po' più complicata che non prima della pandemia. Però è giusto che questo tema o lo si affronta o rischia di finire nel dimenticatoio. Perché adesso, dopo la pubblicità, noi parleremo anche di chi dovrebbe garantire l'incontro tra domanda e offerta? Perché c'è chi ritiene che tutto questo lavoro sottopagato
in deroga alle norme sia favorito dal fatto che siamo un paese dove solo una minima parte di chi cerca lavoro riesce a trovarlo attraverso i canali ufficiali. L'Italia è ancora il paese della raccomandazione. Papà, mamma conosce Tizio e Caio e allora c'è da trovare un posto di lavoro al figlio, si chiede al vicino, al cugino, non si va all'ufficio di collocamento. Tra poco, e lo saluto perché poi gli daremo la parola dopo la pubblicità, noi andremo a collegarci con chi a Pieve del Cairo, un paese della Lomellina, ha creato uno sportello, è in questo caso l'ACLI, l'Associazione Cristiana dei Lavoratori, vedete inquadrato Dario Orbelli Biroli che è il presidente di Pieve del Cairo, perché loro hanno detto dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per mettere domanda e offerta a contatto. Dopo la pubblicità ci facciamo raccontare come siano riusciti loro a fare quello che lo Stato italiano non riesce a fare e poi parleremo anche dei navigator, perché voi sapete che questa figura che era stata introdotta 3 anni fa proprio per rilanciare il sistema del reclutamento in Italia è naufragata e adesso anche i navigator stessi non hanno la garanzia di poter continuare ad avere qualcosa da fare. Ne parliamo tra un attimo a Orizzonti. Grazie. Bentornati a Orizzonti su Milano Pavia TV. Tra poco entreremo nello specifico di una questione, nella questione più ampia. C'è il lavoro, mancano i lavoratori, oppure non c'è un lavoro adeguatamente retribuito e quindi è giusto anche far valere i propri diritti e, come dire, rifiutare proposte che non si reputano congrue. Ma prima della pubblicità ci siamo interrogati se questo meccanismo, qualcuno dice tipicamente italiano, di lavoratori sottopagati, costretti a operare in nero, non sia favorito anche dal fatto che purtroppo manca un organo di collegamento istituzionale che avvii ogni iter professionale nei crismi della legalità, come dovrebbero fare le agenzie per l'impiego che voi sapete negli anni hanno sostituito gli uffici di collocamento. Vi racconto una storia, quella che ci porta a Pieve del Cairo, che è uno dei comuni della Lomellina, in tutto sono una dozzina, che ha creato una propria rete di sportelli dedicati al lavoro sotto l'egida dell'ACLI, che è l'Associazione Cristiana dei Lavoratori. È un'iniziativa meritoria questa. La cosa che mi stupisce è che alla fine non soltanto debbano essere dei privati a sostituirsi allo Stato, che evidentemente non riesce a dare tutte le risposte che la cittadinanza ha bisogno, ma poi, mi stupisce favorevolmente, riescono anche a trovare in qualche modo il trade union tra la domanda e l'offerta. Presidente Orbelli Biroli, intanto grazie per essere con noi questa sera. Da quanto è operativo lo sportello lì a Pieve del Cairo? Pieve del Cairo è operativo ormai da fine dal 2018. Siamo uno dei penultimi arrivati. Vorrei partire un po' dall'inizio, perché sono nati questi sportelli lavoro. Sì. Diciamo che tutto è nato dall'impulso della pastorale del lavoro diocesano, che in occasione del giubileo dei lavoratori del 1° maggio, voluto fortemente da Monsignor Gervasoni, il nostro vescovo, ha tratto la considerazione che purtroppo i centri per l'impiego non svolgevano quello che era la loro opera. Cioè sono diventati più che altro dei centri di censimento di persone disoccupate, ma senza avere la possibilità di garantire loro un iter di avvio vero al lavoro. Al tavolo sono state chiamate anche degli altri partner, parteciparono Confindustria, Confartigianato, Commercio, l'ENAIP, che è l'ente per l'istruzione professionale delle ACLI, sì. E appunto il presidente delle ACLI pavesi, Domenico Di Giacomo Antonio, raccolse questa sfida, nominò la dottoressa Panas come coordinatrice e nacque questa iniziativa. Cosa facciamo in concreto?
abbiamo cercato di costruire una rete di imprese amiche nel territorio che ci segnalino quali sono le loro esigenze e raccogliamo anche così nei nostri paesi eventuali segnalazioni appunto di necessità. Chi viene ai nostri sportelli? La nostra esperienza è un po' diffusa che purtroppo agli sportelli normalmente vengono persone con un curriculum diciamo un po' a ribasso, nel senso che normalmente hanno bassa scolarità o una bassa scolarità di ritorno, sono disponibili a fare tanti lavori ma in effetti spesso non hanno un profilo professionale ben definito. A volte hanno lavorato in modo discontinuo, spesso in nero, e hanno difficoltà anche a redigere un curriculum per poter accedere o comunque presentarsi a un posto di lavoro. Tenga presente che comunque gli sportelli offrono una consulenza totalmente gratuita perché sono gestiti da volontari. Allora, la prima cosa che facciamo, chi non è iscritto al centro per l'impiego, lo inviamo al centro per l'impiego per l'iscrizione. Dopodiché cerchiamo di esaminare quali sono le loro attitudini sulla base delle esperienze che hanno fatto per cercare di dargli un indirizzo. Oltretutto c'è un secondo passaggio, ovvero la nostra responsabile del progetto fa un ulteriore colloquio proprio per verificare la disponibilità effettiva e la congruità per essere immesso in questo iter di lavoro. Abbiamo rilevato tra l'altro che attualmente chi cerca personale non si accontenta più del solito curriculum, un puro elenco diciamo di mansioni svolte, se sono state svolte, ma sono molto attenti anche a quelli che sono i cosiddetti soft skill, cioè le competenze trasversali, l'abilità di rapportarsi con gli altri, la capacità di adattarsi al cambiamento, saper negoziare, avere un po' di creatività. Purtroppo abbiamo notato, noi cerchiamo di indirizzarli anche tramite le NAIP o altri incontri a fare corsi di formazione per appunto dargli un certo profilo. Però notiamo in questo una certa resistenza da parte dei candidati. Presidente, ora, lei in sostanza lei sta facendo un discorso di, io lo definirei di accoglienza, no? Cioè voi intercettate persone che probabilmente mai andrebbero al tradizionale ufficio di collocamento, sì. E al fianco di queste persone cercate di accompagnarle verso un percorso che passi dalla formazione sino anche a prendersi consapevolezza di quello che potrebbero fare. Sarebbe interessante chiedersi perché queste persone non andrebbero mai all'ufficio di collocamento. Non so se lei ha mai avuto modo di chiederlo. Diciamo che tanta gente è disorientata, è frustrata, non ci crede forse fino in fondo. E quindi al nostro sportello diciamo è un po' più soft dell'accoglienza, no? E siamo più disponibili ad ascoltarli e quindi si avvicinano diciamo con più disponibilità. Noi stiamo. Lei dice che il vostro servizio è attivo dal 2018. So che è molto anche banale chiederlo, però. Quanti casi avete potuto concludere positivamente? Positivamente non tantissimi in verità, però per noi anche i 3-4 casi all'anno che riusciamo in qualche modo a sistemare sono un successo in una zona in cui oggettivamente il lavoro, l'offerta di lavoro non è che abbondi. Ecco. Tra l'altro a livello di network regionale degli sportelli lavoro che le ACLI hanno messo in piedi anche in tutta la regione, e stiamo dando avvio e si sta perfezionando un progetto chiamato Progetto GON,
cioè garanzia di occupabilità dei lavoratori. In che cosa consiste? Usufruendo i soldi che arriveranno dal PNR, che sono stati stanziati circa, risulta, oltre 4 milioni e mezzo, si cerca appunto tramite gli sportello lavoro di intercettare queste richieste, tramite le NAIP fare una formazione e poi tramite agenzie che accompagnano al lavoro, che collaborano con noi, di trovargli una sistemazione. È un progetto che, come dico, è in fase di attuazione. Inoltre, quello che abbiamo notato, una certa parte di persone che non sono disponibili ad avviare un processo formativo, quindi investire su se stessi, sta nel fatto che, nonostante i corsi siano gratuiti, preferirebbero trovare una mansione anche dequalificata, in nero, e non sobbarcarsi questo corso. A questo è un elemento importante. Presidente, io la ringrazio per la sua testimonianza. C'è un progetto, c'è una proposta a livello di ACLI nazionali, sì, di far sì di dare a queste persone un reddito di accompagnamento, un reddito di formazione. Ovviamente poi qui starà il decisore politico di decidere. Certo. Se mi permette, volevo anche dire quello che poi concretamente stiamo facendo a Latere, proprio per agevolare. Allora, siccome nella nostra zona è molto sentita la necessità di persone che diano assistenza a persone anziane o malate, è stato costituito presso il circolo di Vigevano lo sportello Badanti, che fa una formazione per assistenti familiari e effettivamente è molto efficiente. Inoltre, grazie alla collaborazione e al patrocinio e all'erogazione di fondi della Fondazione Cariplo, sono state costituite delle cooperative, una cooperativa agricola Adorno, ed è funzionante una cooperativa nel circolo ACLI di Mulino di Suardi, che si occupano di agroalimentare, in collaborazione con l'Università di Pavia, su percorsi non in concorrenza con le tradizionali produzioni agricole, ma riscoprendo altre coltivazioni abbandonate. Mi pare di capire, Presidente, che da parte vostra ci sia davvero la volontà di dare un contributo concreto. Grazie anche per queste informazioni che ci ha dato, grazie soprattutto perché questa sera ci ha acceso una fiammella quasi di speranza, perché è vero, 3-4 posti di lavoro potrebbero sembrare anche poca cosa, ma intanto moltiplicateli per tutti i comuni dove questo sportello è stato fatto, in un territorio come la Lomellina, che ha una penuria di opportunità lavorative legata anche alla crisi strutturale del sistema industriale, quindi sono comunque storie interessanti. Grazie a Dario Orbelli Biroli. Volevo sentire Elena Maga e Fabio Catalano, perché questa è una bellissima storia di come alla fine, se si fa rete, si riesca anche ad arrivare all'obiettivo, al goal. Però la domanda, io ce l'ho qui che mi frulla nella testa, cioè, ma perché devono essere il mondo del volontariato a supplire all'inefficienza del sistema pubblico? Sicuramente l'inefficienza del sistema pubblico rispetto agli uffici del lavoro non è una novità e non è dovuta alla pandemia. Purtroppo non è mai stato un servizio efficiente. Noi spesso, come CGL CISL e UIL, abbiamo chiesto incontri ai vari presidenti della provincia che si sono succeduti, facendo presente che non era un servizio che rispondeva alle esigenze per cui era nato. Effettivamente concordo quando viene detto che in sostanza questo servizio si limitava, per chi ci andava, a fare un elenco di persone,
ma il modo di trovare lavoro non è mai stato quello dell'ufficio del lavoro. I Navigator, a parte la sfortuna di uscire e di esordire in un periodo di pandemia che sicuramente non ha aiutato, avevano molti altri limiti, perché innanzitutto hanno lavorato praticamente sempre da distante, peraltro sono state per lo più persone che non avevano nulla a che vedere con il territorio, quindi non lo conoscevano minimamente, non avevano una rete di conoscenze che è indispensabile, non conoscevano la struttura, e di fatto si è purtroppo rivelato un investimento veramente fallimentare. Spiace ovviamente per queste persone che il percorso in qualche modo per alcuni si possa interrompere, però sono stati fatti anche concorsi per implementare i contingenti e loro hanno avuto anche modo di partecipare in maniera, come dire, più facilitata a questi percorsi, quindi tutto sommato non è vero quello che si dice, che i Navigator sono stati utilizzati e poi non hanno avuto uno sbocco. Chi ha voluto si è messo in gioco, ha fatto il concorso e molti sono anche passati. Diciamo che adesso stiamo aspettando con ansia che questo ufficio per il lavoro in provincia cominci a funzionare, perché c'è stato un momento in cui Pavia non aveva posti di lavoro, almeno apparentemente non c'erano opportunità di lavoro, e girava la battuta: ci sono più Navigator che posti di lavoro. Adesso hanno assunto veramente tante persone, una novantina di persone tra una cosa e l'altra. Io mi auguro che con le strutture, con la rete, con tutto, riescano a svolgere il proprio compito. Confermo che effettivamente il lavoro si trova molto di più attraverso le conoscenze. Sia noi come CISL, sia la CGIL, che comunque tutti i sindacati hanno attivo uno sportello lavoro che opera più o meno nello stesso modo, e devo dire che anche noi, oltre a compilare dei curricula, perché molti ragazzi non sono neanche in grado di compilarselo nonostante i format che ci sono scaricabili, è vero quello che veniva detto, che sono spesso le basse professionalità che si rivolgono a noi, o le persone che hanno perso il lavoro e faticano a ritrovarlo, non solo giovani con bassa scolarizzazione, ma anche e soprattutto adulti con bassa scolarizzazione e poche competenze, perché è chiaro che la persona che ha alte competenze e alta scolarizzazione generalmente è più autosufficiente e trova il modo comunque di lavorare. Fabio Catalano, in realtà è quasi la rappresentazione di un sistema che non funziona. Quest'oggi abbiamo messo in fila tutta una serie di inefficienze del mondo del lavoro italiano. Alla base c'è il fatto che lo sportello che dovrebbe dare l'accesso a una potenziale carriera lavorativa in realtà è quello che non funziona. Il 2% delle assunzioni che si fanno ogni anno in Italia passa attraverso l'ufficio per il lavoro. Ma guardi, Michalizio, io penso che però per analizzare quelle che sono state le inefficienze evidenti del sistema pubblico nel sistema di ricollocamento delle lavoratrici e dei lavoratori, bisogna anche però essere onesti e dire che le politiche che sono state fatte sul piano delle politiche assunzionali nelle pubbliche amministrazioni in questi ultimi anni hanno ovviamente determinato anche quelle inefficienze. Lei faceva un esempio, no? L'importante lavoro fatto in una zona particolarmente difficile come la Lomellina rispetto al tema dell'opportunità di lavoro. Ecco, l'ufficio, il centro per l'impiego della Lomellina, fino a pochi giorni fa, adesso come diceva la collega ci sarà un piano di potenziamento importante sul personale, aveva solo due dipendenti. Solo due dipendenti che dovevano gestire tutto il territorio della Lomellina. Questo le fa capire come poi diventa complicato gestire tutti quei processi che venivano richiamati. Quindi credo che da qui bisogna partire. Dopodiché, nella fase che stiamo ovviamente attraversando, lo si ricordava prima, una fase di forti trasformazioni, trasformazione ambientale, la trasformazione digitale che ovviamente determinerà delle nuove, diciamo, della necessità di nuove competenze per le lavoratrici e i lavoratori che devono trovare un collocamento, e credo che diventi fondamentale il tema ovviamente della formazione e della riqualificazione delle persone che cercano lavoro. E qui credo quindi che, diciamo, il centro per l'impiego, se così potenziato e
sentivo anche in maniera interessante anche le riflessioni che si facevano prima, la difficoltà di fare sistema, di avere un collegamento anche col sistema della scuola, col sistema dell'università. Io credo che questo sia un elemento su cui provare a ragionare per ridare, diciamo, la centralità del governo pubblico rispetto a questi processi, che io credo sia determinante. Le faccio un esempio concreto. Io penso che il centro per l'impiego, in collegamento con le scuole, con l'università, con il mondo sindacale, col mondo anche delle associazioni datoriali, debba in primo luogo avere anche un, diciamo così, un lavoro di analisi del territorio, di fabbisogno delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori di quel territorio. Le faccio un esempio concreto. Stiamo vivendo una fase in cui c'è forte penuria, per esempio, di alcune figure da un punto di vista professionale nel comparto della sanità. Sì. Quindi stiamo verificando che mancano infermieri, mancano medici e nel nostro territorio parte una discussione, soprattutto in Lomellina, in cui si discute sulla chiusura della scuola di formazione per infermieri. Io credo che questo, per esempio, è un controsenso che un governo del sistema pubblico, con una messa in rete di tutti gli attori, può in qualche modo delineare, diciamo, degli approcci differenti che possano analizzare quello che è il fabbisogno del territorio e costruire anche delle competenze, delle professionalità che possano in qualche modo andare in questa direzione. Le potrei fare un altro esempio veloce, provo a chiudere. Siamo un territorio a forte vocazione agricola e nella nostra università non c'è una facoltà di agraria. Questo è un ulteriore elemento su cui credo che un governo pubblico possa, di questi processi, possa determinare dei miglioramenti. E come diceva Elena Maga, le nuove competenze che ci saranno nei centri per l'impiego possono aiutare questi processi. Un'ultima veramente flash sui navigator. Molti, come diceva... Adesso io ce l'ho un navigator tra poco, allora, per cui se è un complimento o una critica gliela potrà fare personalmente, anzi se è già collegato lo saluto subito, no? Lo stiamo recuperando grazie alla regia che cerca anche di stare dietro al sottoscritto, io ho un badante, non ho un regista che naturalmente da questo punto di vista cerca di supplire alle inefficienze legate all'età. Vicepresidente Repossi, lei come se lo spiega il fatto che in Italia vada ancora tanto per la maggiore la segnalazione, non diciamo raccomandazione perché poi raccomandazione ha un risvolto negativo, no? La segnalazione, poi si tratta il più delle volte di dire oh, guarda che c'è un bravo ragazzo oppure una persona competente, fidati, che è cosa diversa secondo me da raccomandare a prescindere dal merito. Ma perché secondo lei siamo il paese in cui se non hai la conoscenza fai più fatica a trovare lavoro? Non è proprio così, secondo me. Non è che se non hai la conoscenza, che molte volte conosco diversi imprenditori che chiedono nel paese, si parla magari col sacerdote, con l'amico e si riesce a trovare più facilmente personale, cosa che, come dicevano loro, l'ufficio per l'impiego non fa. So di molte imprese che al giorno d'oggi si affidano anche alle agenzie interinali sì. Non per avere personale a tempo determinato, ma per provarlo. Poi, se va bene, lo assumono, se no, provano qualcun altro. Osvaldo Danzi, al di là della, non lo dicevo ironizzando, io trovo che sia anche affascinante che un'impresa che cerca un lavoratore vada a chiedere all'edicolante piuttosto che al sacerdote, piuttosto che al vigile urbano. Però in realtà questo, al di là di un'efficienza di fondo, credo sia un fattore sul quale bisognerebbe anche farsi le domande, nella misura in cui poi è un paese dove c'è un'altissima evasione contributiva, è un paese dove comunque si pagano ancora gli stipendi in nero, dove non si è assicurati e ci si rimette anche le penne talvolta. Sbaglio, un approccio un po' troppo drastico su questi temi? Ma diciamo che ascoltando un po' anche alcune delle testimonianze, tipo quella del signor Orbelli, rimango un po' basito. Anche la dottoressa Maga mi verrebbe da dire, se vogliamo continuare a raccontarci che in questo paese si va avanti per raccomandazioni o per segnalazioni, non è che andiamo più da tante parti. Forse è chiaro che in provincia o nei paesi molto piccoli è più facile, ma noi dobbiamo incominciare ad attivare dei processi che incomincino a portare e a trasferire dove ci sono le risorse a dove mancano.
Io 20 anni fa con Adecco feci un progetto per il quale stavamo lavorando per una grossa azienda di cablaggi telefonici. Cominciamo a fare le case dove accogliere ragazzi che provenivano dalla Puglia e dalla Campania, che andavano a fare gli installatori di questi cavi, quindi figure professionali molto basse che venivano formate in pochissimi giorni, ma bisogna mettere queste persone nella condizione di sapere che se vogliamo ripopolare dei territori dove non ci sono le competenze, bisogna fare delle operazioni strutturali. Ora, che il signor Orbelli abbia messo in piedi quella meravigliosa operazione con le ACLI, per carità di Dio, ma 3 persone all'anno sono ancora meno di quello che fanno i centri per l'impiego, che già fanno pochissimo. E noi quest'anno stiamo dando un altro 1 miliardo di euro ai centri per l'impiego per verniciare le pareti, perché le persone che sono all'interno dei centri per l'impiego, io le ho viste, non sono preparate, sono persone anziane che non usano i social, i ragazzi giovani sono pochissimi. Abbiamo perso la possibilità di inserire questi navigator che hanno fatto dei concorsi e che sono stati bistrattati. Io per carità non ho navigator da difendere, però ne abbiamo intervistati tanti col giornale e noi abbiamo incontrato delle persone che, oltre ad avere delle preparazioni accademiche, erano molto più moderne rispetto a tante persone che operano nei centri per l'impiego o in strutture similari. E non gli è stato consentito. Un po' la dottoressa Maga diceva che vabbè, il periodo, si sono trovati in mezzo alla pandemia, per carità di Dio, ma sono stati ostacolati tantissimo, sia dalla politica, sia dalla stessa ANPAL. Ci raccontavano questi navigator che non avevano gli strumenti informatici per coordinarsi fra di loro, cioè da regione a regione non si parlavano le offerte di lavoro. Ora, che queste persone non avessero le conoscenze del territorio o le reti o quello che vogliamo, ma non deve essere più importante questo. Sono gli imprenditori che devono andare a farsi conoscere da chi media il lavoro, fa sapere di che cosa ha bisogno e mette nelle condizioni di creare un'offerta e una domanda. Sa qual è il problema più grosso, o meglio, la domanda che spiazza... Che sbanca il campo da qualsiasi polemica che c'è stata quando gli imprenditori dicono che non trovano? Chiedergli: siete stati al centro per l'impiego? Ti risponderanno tutti di no, perché i centri per l'impiego non funzionano. Certo, i centri per l'impiego non funzionano, però se tu chiedi le liste dei percettori di reddito di cittadinanza e ti vengono date, il percettore di reddito di cittadinanza già con la prima versione, diciamo, del reddito, se per 3 volte rifiutava l'offerta, perdeva il reddito. Con tutti gli imprenditori che si sono lamentati in questi 2 anni di aver incontrato solo percettori di reddito di cittadinanza, solo con le segnalazioni non avremmo più un percettore di reddito di cittadinanza in Italia, perché sono 2 milioni i percettori di reddito di cittadinanza, di cui la stragrande maggioranza è al sud. Ma guarda caso, chi si lamenta di non trovare sono tutti al nord e nord-est. Quindi i conti proprio non tornano. Fra l'altro i navigator, nonostante il periodo, hanno comunque assunto 40.000 persone, dati ufficiali che il presidente Bonomi non conosce, visto che in una delle sue ultime convegni a Napoli ha dichiarato che i navigator hanno assunto 423 persone, ne hanno assunti 40.000. Quindi non è neanche pochissimo tutto considerato, e ne più anzi, nemmeno. Un attimo soltanto, perché questo è un dato di cui peraltro poco si è parlato, evidentemente non soltanto Bonomi, che lo ricordo a beneficio di chi non lo ricordasse, è il presidente di Confindustria, evidentemente non era a conoscenza. Scusi Claudio, aggiungerei sì. Che Bonomi non solo ha ottenuto dal governo questo 1 miliardo di euro per i centri per l'impiego che saranno assolutamente sprecati, ma ha ottenuto anche che qualsiasi azienda oggi fa un'assunzione anche soltanto per brevissimo termine ottiene una parte di quel reddito, il che lo trovo assolutamente assurdo. Noi siamo collegati anche con Matteo Diomedi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Navigator. Lui ci segue da Senigallia, siamo in provincia di Ancona. Buonasera presidente, benvenuto. Salve, salve, buonasera.
Allora, recito il mea culpa perché devo dire la verità, anch'io non ero a conoscenza del fatto che fossero 40.000 i nuovi avviamenti al lavoro resi possibile dalla vostra figura. Devo dire da questo punto di vista che l'editore di Senza Filtro ha dato una notizia anche a me, e questo diciamo che già smonta forse molti pregiudizi che da subito hanno accompagnato la vostra figura. Le chiedo però intanto il suo parere, al di là delle persone che avete o meno ricollocato o avviato al lavoro, voi di fatto siete stati considerati un progetto da non reiterare più, perché i Navigator, intesi come coloro che avrebbero dovuto favorire l'incontro tra domanda e offerta, mi pare di capire che siano un capitolo chiuso ormai. Beh, per come li conosciamo, li abbiamo conosciuti fino ad oggi, sembra di sì. Poi per quello che succederà in futuro non lo so, ma è assolutamente paradossale che in un paese dove appunto il servizio pubblico nel mercato dove abbiamo lavorato per 3 anni sia davvero davvero in ricerca disperata di figure come la nostra, lo dicono tanti dati, lo dice la Corte dei Conti con la sua bellissima indagine sul funzionamento dei centri dell'impiego di settembre scorso, del 2021, lo abbiamo detto e ripetuto anche noi con la nostra associazione, con il nostro report, il primo libro bianco, se vogliamo, sul reddito di cittadinanza, dal nostro punto di vista, e lo ha fotografato di fatto anche con una bellissima indagine sulle figure che servirebbero nei centri dell'impiego, oltre alla quantità, che già il fatto di essere in pochi rispetto alle nostre cugine d'Oltralpe, alla Francia e alla Germania, la dice lunga sulla possibilità di garantire l'erogazione di servizi che rispettino il pilastro dei diritti sociali, che è un po', no, tutta la questione che fonda anche da 5 anni tutti i progetti che arrivano e arriveranno e sono un po' quelli che richiedono i più costanti impegni al governo in questi mesi, in questi anni a venire, che sono appunto, li ho sentiti prima, il PNRR, quindi il piano di resilienza, il GOL, l'ha citato prima anche il degli sportelli delle ACLI. Cioè è paradossale appunto che ci si debba organizzare a livello privato e quando nel pubblico delle competenze come le nostre, migliaia e migliaia di competenze, io parlo perché comunque ho contribuito a creare una rete a livello nazionale che chiaramente è stata catapultata all'interno di un sistema, lo diceva prima anche la rappresentante dei sindacati, e lo ha detto anche Conte, che è stato presidente di ANPAL tanti tanti anni fa, ma ha detto che comunque l'efficacia, l'efficienza di professionisti e comunque di anche misure di questo tipo, di questa portata, intanto richiedono tempo, ma vanno valutate in base a quanto efficace e quanto efficiente è il sistema, il contesto, l'insieme delle risorse all'interno delle quali si viene inseriti. Questo è un po' il tema, la complessità, la disomogeneità territoriale, cose che abbiamo un po' approfondito, e anche l'incapacità appunto di rispondere in maniera tempestiva da parte del servizio pubblico in questo senso. Per cui davvero sembra che sia finita, per come la conosciamo, questa avventura, ma magari la crisi, come tutte le crisi, servono proprio per punto di svolta, quindi un cambiamento che mi auguro sia l'inizio di qualcosa di migliore, di più fattivo, che consista nel dare la possibilità sia alla tua domanda e quindi alle imprese. Perché sì, 40.000 sono tante, ma nemmeno troppe, che noi ci siamo sempre chiesti, io che comunque per tanti anni ho fatto, prima di fare questa professione, anche consulenza alle imprese da economista, e mi sono chiesto, ma come mai in Excelsior mi arrivano tante tante professioni richieste dalle aziende, ma poi quando io vado, no? Quindi la mappa mi dice, ok, ci sono centinaia di migliaia di richieste ogni mese, magari mi dice anche quali più o meno. Poi vado dalle aziende e
e questi in realtà hanno meno opportunità occupazionali. È chiaro, un'azienda sana in teoria non avrebbe bisogno, a meno che non è in crescita, non è davvero in espansione, non sta intraprendendo un progetto di, non so, internazionalizzazione, bisogno di nuove risorse, o a meno che non si sta ristrutturando. Linea di massima, anche lì, in piena pandemia, con, che comunque abbiamo scontato come tutti quanti, con un mercato del lavoro che diciamo non è proprio pimpante, per usare un eufemismo, ecco, il lavoro fatto anche lato imprese è stato qualcosa di straordinario. Poi è chiaro che anche lì è complesso, non è corretto nemmeno dire quante opportunità avete contribuito a creare o comunque anche ricollocato, perché è un qualcosa che noi abbiamo fatto con il contributo, con l'assistenza. No, no, da certo, Diomedi, io l'ho posta forse in questo modo, per certi versi sicuramente maldestro, ma anche perché da operatore della comunicazione, lo dico prima ancora che da cittadino, attorno alla vostra figura sin dalla nascita, c'era ancora il governo Conte, c'è sempre stata una certa diffidenza, anche una certa ironia, no? Sul ruolo che avreste potuto svolgere, e credo che sia anche giusto riconoscere che grazie anche al vostro contributo comunque qualche risultato è stato portato a termine. Poi sicuramente sarebbe stato auspicabile fossero di più gli avviamenti ai lavori, però è anche vero che nell'opinione pubblica forse si aveva l'impressione che fossero molti di meno, anzi qualcuno diceva addirittura nessuno i posti di lavoro creati. Mi sembrava giusto evidenziare la cosa, anche se è evidente che è stato un lavoro di sistema. Le chiedo di pazientare qui, io non so se è ancora collegato anche Paolo Romano, che so che deve lasciarci, volevo chiedergli soltanto in 30 secondi, Paolo, abuso sempre del fatto che lei è giovanissimo, a scuola, all'università, ci sono dei percorsi di avviamento al mondo del lavoro che banalmente dicono: guardate, una volta che avete il pezzo di carta in mano dovete andare all'ufficio di collocamento per iniziare un iter che vi possa portare a trovare un lavoro? È una domanda banale, ma... Non ci sono, e dico di più, non ci sono neanche dei percorsi di orientamento che ti dicono che se tutti studiamo giurisprudenza non tutti faremo gli avvocati, che se tutti studiamo per fare i maestri elementari non tutti potremo fare i maestri elementari. Per 20 anni in Calabria abbiamo formato il 360% dei maestri elementari di cui avevamo bisogno, in Lombardia l'80%, e poi quando si è risolta la buona scuola ci siamo stupiti che delle persone dalla Calabria dovessero andare in Lombardia. Ecco, il problema era che per 20 anni forse non abbiamo detto a chi si iscriveva a Scienze dell'Educazione in Calabria che lì quel lavoro non serviva, e non abbiamo detto nelle scuole a Milano che qui quel lavoro serviva. Io però aggiungo un elemento minuscolo al nostro discorso, rimanendo davvero nei 30 secondi, e vi faccio una domanda. Se io vi parlo della Vespa e della macchina da scrivere dell'Olivetti, siete d'accordo che parliamo di due elementi del secolo scorso, quotidiani della vita di tutti i giorni degli italiani, ma anche degli europei? Sì. Perfetto. Allora, voi mi dovete spiegare perché l'Italia ha deciso di rimanere ferma a quando noi producevamo quelli che erano gli elementi di tutti i giorni degli italiani, la Vespa, la macchina da scrivere Olivetti, e oggi a scuola siamo l'unico paese con la Polonia e la Romania che gli elementi della vita di tutti i giorni di oggi, che sono questa roba qua, che sono le applicazioni, programmare, costruire siti web, saper utilizzare un codice, non farsi fregare da una mail che ti ruba i soldi su Google, a scuola non li insegniamo, siamo gli unici, con la Polonia e la Romania, i più indietro di tutti sulle competenze digitali, non abbiamo imprese digitali, e mentre il resto d'Europa, Germania in testa, produce centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'ICT, noi quei pochi posti di lavoro che ci sono non li riempiamo perché non abbiamo ingegneri informatici, non abbiamo neanche tecnici informatici, stiamo parlando di istituti superiori, e ci chiediamo perché il lavoro non c'è. Ecco, Diomedi diceva una cosa importante, diceva anche le aziende per crescere, cioè per assumere, devono crescere, devono essere in un momento di crescita. Se noi non riformiamo prima di tutto il nostro sistema dell'istruzione e non ci accorgiamo che dobbiamo dare le competenze alla generazione più piccola di me, perché la mia ormai è fuori, io ho 25 anni, sono fuori dalle scuole, di
costruire il mondo del lavoro del futuro, che non è solo industria, non è solo artigianato, non è solo ristorazione, è anche queste cose, per carità. Ecco, noi il mondo del lavoro non lo risolveremo mai, non avremo mai posti di lavoro necessari a dare davvero un futuro a tutta la mia generazione. È uno spunto di riflessione interessante, ancora una volta ci conferma quanto sia necessario una visione più strategica del futuro in questo paese, lo dicevano anche altri ospiti nei minuti che ci hanno preceduto. Intanto grazie per essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni, buonanotte, grazie. E alla prossima, grazie. Grazie a Paolo Romano in collegamento da Milano, tra poco coinvolgiamo anche gli altri esponenti della politica che sono presenti, cerchiamo di affrontare anche la questione della formazione, che è un tema delicato, anche perché da Milano vi racconteremo che se si lavora in un certo modo, il 90% di chi esce da un corso di formazione può trovare lavoro. Il problema è capire come si deve lavorare. Di questo parliamo tra un attimo a Orizzonti. State su Milano Pavia TV. Grazie. Ultimo blocco di trasmissione in questa puntata di Orizzonti che abbiamo dedicato ai temi legati al lavoro. Avete sentito quanti spunti sono emersi nel dibattito sino a questo momento. Adesso dobbiamo arrivare all'ultima parte della trasmissione, quella in cui cerchiamo anche di tirare un po' le somme. Vorrei chiudere la questione sui vecchi uffici di collocamento, perché mi faceva piacere avere il punto di vista di chi rappresenta la categoria ex navigator, Matteo Diomedi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale. Voi che, lo diceva anche il collega Danzi in un qualche minuto fa, ci sono dei problemi anche strutturali nel sistema degli uffici per l'impiego, anche i rappresentanti del mondo sindacale l'hanno detto, un problema di competenze, un problema di tecnologie, eccetera. Ecco, se io le dovessi chiedere, voi che quella realtà per 3 anni l'avete vissuta, che problemi ritenete sia prioritario cercare di affrontare per dare maggiore efficienza a questa rete di sportelli sparsi sul territorio? Beh, allora, intanto il problema è sicuramente uno legato alla governance, è un problema anche legato al fatto che questo sistema porta con sé una serie di inefficienze dovute alle disomogeneità territoriali, cioè manca un vero e proprio coordinamento che dia una linea guida che sia nazionale. Perché questo purtroppo lascia spazio a troppo libero arbitrio delle regioni, che da una parte hanno dei vantaggi che però meno che compensano gli svantaggi di magari essere un po' più flessibili e conoscere meglio la realtà locale, ma purtroppo spesso si crea questa simmetria informativa, soprattutto in chi è più indietro delle regioni, che rischia, e in realtà dopo 20 anni possiamo dire è così, di rimanere ancora più indietro. E quindi le scelte, che chiaramente poi diventano le scelte degli organi di indirizzo politico, per cui c'è questa sovrapposizione di, appunto, di ruoli che in parte sono politici, quindi le scelte sono un po' di indirizzo politico, e in parte invece dovrebbero essere lasciate a dei tecnici, però non possono far disfare come vogliono in base alla regione in cui vivono, che altrimenti si crea, ad esempio, banalmente, alcune regioni come la mia, io lavoro nella regione Marche, non hanno un'agenzia regionale, quindi anche lì l'agenzia regionale pubblica ha tutto un altro ruolo, può dare tutto un altro coordinamento, può avere una connessione con il coordinamento nazionale ben più diversa, più fluida. E se pensiamo a questo, pensiamo anche alla capacità di formazione che è mancata in tutti questi 10 anni come investimento per gli operatori del centro dell'impiego. Quindi questo esperimento, se vogliamo, fatto con un personale competente, catapultato anche a forza, direi quasi un'invasione
degli operatori, delle practice che c'erano prima nei centri dell'impiego, e quindi vissuta anche lì in maniera diversa nelle regioni a seconda di chi c'era, ha portato ad esempio ad avere in Campania un governatore che dice: ah no, io nei centri dell'impiego mai nella vita personale come loro, perché è stato visto come un'invasione di una lotta politica, quindi strumentalizzazione. Altri posti invece hanno sfruttato questa possibilità, come ad esempio in Liguria, come nella mia regione, sono molto simili, hanno sfruttato questa occasione, quindi ci hanno messo le chiavi in mano, avevamo letteralmente le chiavi, aprivamo e chiudevamo i centri dell'impiego, rimanevamo fino a tardi, andavamo a cena con i colleghi operatori, c'era questa sinergia importante, anche di competenze, perché poi anche lì se ti trovi in una regione dove in 12 province, prendiamo la Lombardia, ogni provincia ha un sistema operativo diverso, ha un modo di operare diverso, i sistemi non dialogano tra loro, quindi anche lì governance, dialogo tra i sistemi operativi, quindi anche lì non parliamo sicuramente di un'app che risolva il eterno dilemma tra incrociare la domanda con l'offerta, ma sicuramente dei sistemi che dialogano, per cui se una persona che viene da me, come mi ha raccontato, ha fatto la stagione invernale come chef a Trento, in Trentino, chiaramente io posso magari saperlo prima del colloquio, in modo che quando io mi informo e poi lo incontro non perdo tempo magari a chiedergli delle informazioni che potrei invece reperire in maniera facile e veloce e pratica da un sistema che funziona. Quindi anche qui sistemi informativi, banche dati che non dialogano, IMSS che ci manda con 3 mesi di ritardo i nuovi nominativi, e poi parliamo solo di un target, badiamo bene, perché noi siamo stati chiamati a fare assistenza solo per un target che è un po' più fragile, che è quello dei beneficiari del reddito di cittadinanza, e anche alle imprese, quindi quello poi è un altro capitolo, ma non c'è tempo Presidente, lei è stato molto chiaro, le faccio un'ultima domanda perché so che alle 23 ci deve lasciare. Oggi so che sono circa 1800, se non ricordo male quello che ho letto, i navigator che si trovano di fatto a non avere una garanzia di poter continuare a lavorare. Che fine faranno? Avete delle prospettive? Perché sennò sarebbe un ulteriore paradosso, no? Chi doveva garantire l'accesso al mondo del lavoro dei disoccupati, che alla fine si trova lui stesso disoccupato, oltre che precario. Allora, sì, in realtà possiamo usare anche il passato, erano 1800, perché il nostro contratto è scaduto ormai 2 giorni fa, quindi il 30 aprile. Dal 30 aprile chi non ha una seconda attività, non è autonomo o altro, è disoccupato, quindi probabilmente qualche collega anche avrà chiesto già la disoccupazione. Il senso è che rimaniamo e rimarremo stupiti se dopo il tavolo tecnico che c'è stato il 27, quindi dovete considerare che il 27 del mese passato c'è stato un tavolo con il ministro Orlando e le rappresentanze sindacali della nostra categoria, dove è stato in qualche modo cercato di trovare una soluzione che desse modo al governo, viste le sfide che arriveranno con il PNRR e quelle che sono chiamati a sostenere con gli obiettivi stringenti del GOL, per non rischiare di perdere stavolta per davvero i soldini che arrivano dall'Europa, e appunto trovare una soluzione che in qualche modo ci faccia utilizzare queste competenze acquisite, anche la conoscenza del territorio, che come prima suggeriva qualcuno, alcuni di noi ce le avevano le conoscenze del territorio, altri no, ma in 3 anni hanno comunque intessuto relazioni, legami, davvero connessioni importanti sul territorio. Sarebbe un peccato farle svanire così e ricominciare tutto da zero, per cui è decidere di lasciare a casa 1800 persone senza una soluzione che valorizzi tutto questo, che in questo momento è indispensabile, sarebbe assurdo. Per cui io confido nel raziocinio del genere umano, ma ancora di più nel buonsenso dei nostri governanti, che trovino una soluzione e che la trovino il prima possibile, perché noi non vediamo l'ora di dare il nostro contributo al paese, chiaramente è il nostro compito, e sicuramente speriamo in una soluzione che sia
appunto una cosa nazionale per tutti e non che sconti ancora una volta le disomogeneità territoriali con le quali abbiamo convissuto per tre anni. Tutti questi tre anni, certo. Grazie, grazie a Matteo Diomedi, in bocca al lupo e buon lavoro naturalmente all'Associazione Nazionale dei Navigator, speriamo possiate contribuire alla ripresa occupazionale che al di là di come ognuno la possa pensare è la priorità che questo Paese deve centrare, anche perché è da qui che poi si aggancia davvero la ripresa. Buonanotte a lei, Osvaldo Danzi, la devo congedare ringraziandola per il tempo che ci ha dedicato sin qui. L'ultimo capitolo le chiedo, nella sua veste di recruiter, di persona che tutti i giorni è abituata a selezionare personale, ma ancora di più anche di editore proprio della rivista Senza Filtro. Adesso noi parleremo di scuola, di formazione. Quanto il sistema formativo italiano, quello scolastico, quello universitario, rappresenta un vulnus per un paese che ha tutte queste difficoltà che sin qui abbiamo inanellato nel creare occupazione, ma soprattutto occupazione dignitosa e di qualità? Ma diciamo su tre piani differenti. Prima qualcuno diceva che le scuole non preparano abbastanza i ragazzi per i profili, diciamo, più tecnici. Non ci dimentichiamo che da un'indagine che noi abbiamo fatto col giornale in almeno una ventina di istituti tecnici ci sono ancora delle macchine a controllo numerico che risalgono a 30 anni fa, quindi i ragazzi imparano su delle macchine che sono obsolete e per fortuna c'è qualche azienda che ogni tanto ne dismette una e le regala a queste scuole. Però è evidente che non è possibile e non è pensabile che da scuola arrivino ragazzi pronti per andare a lavorare il mattino dopo. Quindi per non parlare poi dell'università, come abbiamo detto, dove ormai il mantra è la scuola non deve preparare al lavoro ma ad altro, e quindi noi vediamo delle situazioni in cui si va a lavorare negli studi dei notai e degli avvocati per 5 anni gratis, oppure si continua a fare, diciamo, scuola e accademia per una serie di altri anni prima di poter dire di avere davvero un lavoro. Quindi la scuola non prepara per il lavoro, cioè se le aziende non si danno una mossa cominciano a dialogare con le scuole pretendendo anche di essere inserite all'interno di programmi scolastici, ma io dico non è che ci voglia tanto, basta un'ora alla settimana, un'ora ogni 15 giorni in cui un imprenditore va in una scuola e spiega che cosa si fa in quell'azienda, presenta la sua azienda. Io diciamo, ho l'esperienza di un bimbo francese che quando appunto io ero giovane che facevo i lavoretti, portavo a scuola questo bambino che oggi è diventato un diplomatico fra le altre cose, e liceo tutte le estati lui aveva la possibilità di fare un percorso nelle aziende del suo paese, e quindi quando ha finito l'università lui sapeva già dove andare a lavorare e le aziende lo conoscevano già. Questo da noi non esiste, proprio non è lontanamente neanche pensato. Quindi è chiaro che dobbiamo rivederle da capo queste esperienze, queste operazioni. Grazie, grazie Osvaldo Danzi, buonanotte naturalmente, avremo modo di tornare a parlare dei temi del lavoro, grazie per il contributo che ci ha portato questa sera, buon proseguimento a lei. E allora, abbiamo raccontato che c'è un problema anche di formazione. Noi chiudiamo questa nostra puntata in attesa di un ultimo giro veloce di pareri con tutti gli ospiti, anche chi è ancora collegato, raccontando però una storia positiva. Guardate che non è un alibi parlare anche della scuola, dell'inefficienza del sistema di formazione universitario, perché l'Unione degli Artigiani di Milano ha, con il suo centro di formazione professionale, dà la prova provata che se si fa formazione in un certo modo, sentendo anche quelle che sono le esigenze delle imprese, si ha alla fine la possibilità di avviare al lavoro addirittura il 90% di chi aderisce ai corsi e alle iniziative che vengono messe in campo. Allora, tornerei a collegarmi con Fabrizio Leonardi, che era in collegamento con noi da Milano. In realtà voi avete questo numero di assoluta eccellenza, cioè il 90% degli iscritti che trovano lavoro è sicuramente una cifra che di questi tempi, come dire, uno se la sogna. Che cos'è che rende possibile
una performance così positiva? Ma allora, diciamo una sintesi di quello che è stato detto fino adesso. Mi spiego, i nostri ragazzi fanno un tirocinio in azienda che alle volte copre anche il 30%, 40% del percorso formativo. Quindi si fanno conoscere. È un tirocinio sicuro, vengono preparati, vengono fatti i corsi sulla sicurezza, viene fatta la visita medica, quindi si rispettano tutti i criteri. In settori dove manca personale, quindi io posso citare riparazione di veicoli a motore, termoidraulica e settore benessere, acconciature ed estetiste, dove manca personale preparato. La maggior parte delle aziende che conosce questi ragazzi tendenzialmente poi li conferma al termine della qualifica o del diploma. Li conferma generalmente con un contratto di apprendistato. Io non entro nel merito di quant'è la retribuzione, c'entra, è un contratto del CCNL, con l'obiettivo di far crescere la persona. Chiaro che questo percorso richiede investimenti, i laboratori costano, non abbiamo macchine vecchie di 30 anni, però diciamo che un aggiornamento, ammodernamento dovrebbe essere almeno annuale. Noi siamo sull'idea dei 5, ogni 5 3-4 anni, massimo 5, riusciamo a rinnovare i nostri laboratori, proprio per rispondere alle richieste del momento e di un mercato che si evolve. Abbiamo piccoli numeri, ma in generale vi posso dire che gli ITS, quindi la formazione tecnica superiore dopo il diploma, che dura circa un anno, conferma qui in Lombardia l'80% dei ragazzi al termine del percorso entro i 6 mesi ha un lavoro tecnico. Dovremmo avvicinarci, a mio avviso, a quello che fanno in Svizzera e in Germania, dove la formazione tecnica, quindi anche pratica, è specializzata ed è dignitosa. È qui che si dovrebbe intervenire. Da un lato, investire sulla formazione tecnica, inteso anche come ammodernamento dei laboratori. Dall'altro, fare un orientamento preciso, nel senso che non cito alcune facoltà perché sennò magari rischio di essere, come dire, indelicato, ma alcune facoltà universitarie non producono lavoratori in quel settore perché mancano, perché non c'è una domanda, perché non c'è un assorbimento. Per contro, la formazione tecnica anche elevata non universitaria riempie un gap, però ci sono ancora pochi ragazzi nel settore interessati a finire questo, a intraprendere questo tipo di percorso. Chiaro, è legittimo l'ambizione di diventare un ingegnere, nessuno la discute, vanno aiutate anche le famiglie, vanno aiutate le famiglie a capire come aiutare i ragazzi a fare un orientamento specifico. Seconda cosa, visto che a 15-16 anni i ragazzi entrano già a contatto con le aziende facendo un tirocinio magari di 2 mesi intensivo full time, sì. Noi lavoriamo molto anche con i ragazzi stessi per avere un approccio corretto. Mi ha fatto sorridere, mi ricordo all'inizio della trasmissione, il giovane che chiede all'amministratore delegato la password del wifi. Episodi del genere non ne ho sentiti, ma ci vuole anche un modo di inserirsi in azienda. Insegniamo la puntualità, i nostri ragazzi sono puntuali, ma se un giorno arriva in ritardo perché la metropolitana o il tram non passa, avvisa in azienda. Gli insegniamo, sì, questo tipo di comportamenti anche, proprio perché a 15-16 anni cominciano a fare della vera alternanza in azienda. Quindi, diciamo che questo significa dato un po' insegnarle anche a stare al mondo, mi permetterei di dire, con un modo, con un'espressione che forse è tipica più del basso, della bassa Lombardia, no? È una questione di educazione, di sapere che sei comunque ospite in un'azienda, ma sei anche una persona che ha il diritto e il dovere di informare, per esempio, se arriva in ritardo. Io la ringrazio per questa testimonianza che ci ha portato questa sera, anche perché è bello sapere che in questo caso sia un'associazione di categoria che ha ritenuto importante investire nel campo della formazione, creando delle opportunità e in questo modo, credo, garantendosi di selezionare
con le esigenze dei datori di lavoro del futuro, la manodopera che può servire, può essere utile per l'inserimento lavorativo. Direttore, grazie e buonanotte naturalmente a lei, grazie per il tempo che ci ha dedicato questa sera. Vorrei velocemente chiudere la trasmissione con Simona Virgilio, che è collegata con noi da Voghera. Tra l'altro l'esperienza di Voghera ha dato la stura, ha sentito tutte queste testimonianze di come si stia cercando di garantire l'ingresso nel mondo del lavoro alle categorie più fragili. Voi avevate annunciato questa iniziativa con la Fondazione Le Vele e c'è poi un discorso di formazione e di accompagnamento che è molto importante. Le faccio una domanda più politica però. In che modo, secondo lei, chi guida questo paese, ma anche chi guida per esempio un ente importante come Regione Lombardia, può dare un assetto più efficiente a questa macchina che avrà sentito è così strategica ma bisognosa comunque di molti aggiustamenti cammin facendo? Io non capisco se è il... No, ecco, è caduta la linea, va bene. No, è il, abbiate pazienza, sembra di essere collegati con Tokyo, ma succedeva negli anni 60 che c'era questo ritardo, a volte i collegamenti internet hanno un periodo di latenza. Forse adesso ci sente, ma ho paura che lei sentirà quello che ho detto io prima. Dottoressa Virgilio, prego. Sì, stavo dicendo che appunto mi trovo d'accordo assolutamente sul discorso dell'investimento sulla innovazione, ricerca e la formazione. Ed è fondamentale la rete tra istituzioni, enti e scuole, perché è assolutamente fondamentale cercare di valorizzare, creare delle competenze attraverso appunto quel collegamento tra i vari settori e anche con l'impresa. Quindi, come dicevo, come sentivo dire prima, potrebbe essere interessante che l'imprenditore, effettivamente l'impresa, entri nella scuola proprio per capire quali possono essere le esigenze della. È saltato il collegamento, se lo recuperiamo me lo dite. Volevo coinvolgere anche Ferdinando Alberti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, perché la politica, ha sentito, viene tirata in ballo da più parti, anche in una regione importante come la Lombardia, secondo me dovrebbe prendere un po' con maggior decisione le redini e iniziare a progettare scuola e mondo dell'impresa. Senza eccessi dirigisti, però diamoci una strategia, credo, no? No, ma non sta dicendo nulla di sconvolgente. Allora, attenzione, io sono stato in religioso silenzio, ho ascoltato tutti e lasciatemi dire però, fare due battute sul discorso centri per l'impiego, perché diciamo che sono stati presi di mira, sono stati borbandati da critiche giustissime e legittime, però attenzione che prima del reddito di cittadinanza i centri per l'impiego praticamente erano sconosciuti, erano uffici vuoti. Io ho la testimonianza di personale che era rimasto, gli ultimi reduci dei centri per l'impiego, che quando hanno scoperto, hanno capito che sarebbero tornati a essere al centro delle politiche attive del lavoro, e quasi si mettevano a piangere. Ma vi giuro, io ho incontrato gente, sì, gente anche anziana, ma gente che ci credeva, ci crede e ci continuerà a crederci. Il governo Conte 1 e 2 hanno stanziato importanti risorse per rimpolpare i centri per l'impiego, risorse che devono essere spese dalle regioni, perché attenzione, i centri per l'impiego sono sotto competenza diretta delle regioni, e prima si parlava della regione Marche, che non ha un'agenzia regionale, non ce l'ha nemmeno la regione Lombardia. Se tanto per dare un'informazione, perché? Perché anche in regione, anzi, solo la regione Lombardia ha avuto come strategia quella di lasciare in capo alle province i centri per l'impiego, ok? Quando in realtà tutte le altre regioni, in un modo o nell'altro, hanno internalizzato al proprio interno, ottimizzando la gestione, attenzione, ottimizzando. Cosa sta facendo la regione Lombardia? È da
agosto 2020 che sta facendo un bando per l'assunzione di 1.000-1.300 persone all'interno dei centri per l'impiego provinciali. Prima si citava che probabilmente a Lomellina e nelle altre province arriveranno nuove persone. Sono proprio queste persone. Sono passati 2 anni, chiaro che c'era di mezzo la pandemia, ma 2 anni per fare un migliaio di prove orali e scritte mi sembra un pochino tanto. Cosa è successo anche nel frattempo? Si parlava, prima si diceva che c'era anche a livello dirigenziale territoriale, quindi a livello di regione, a livello di ANPAL Lombardia, c'erano dei rapporti con i navigator e con gli operatori del centro per l'impiego non proprio diciamo idilliaci, non proprio produttivi. Negli ultimi 2 anni il clima è cambiato perché anche a livello regionale sono state fatte nuove assunzioni, sono entrati nuovi dirigenti, nuovi funzionari che sono entrati con un'altra ottica, con un'altra mentalità, quella che il reddito di cittadinanza esiste e va fatto funzionare. Ha cambiato radicalmente l'approccio a livello di governance. Prima si parlava proprio uno dei problemi del centro per l'impiego, è un problema di governance. Non di personale che non ha voglia, è sottodimensionato, ha voglia, è motivato e ora lo si sta rimpolpando. Cosa manca poi l'altro tassello? La formazione. Regione Lombardia ha un ruolo importantissimo negli strumenti della politica attiva del lavoro, che è proprio quella della formazione. Tutti gli strumenti che oggi aveva in capo Regione Lombardia, la dote unica lavoro, la garanzia giovani, hanno dimostrato che sono inefficaci, non hanno portato ai risultati che dovevano garantire. Sono anni che stiamo parlando, che parliamo, che ci sono imprese che cercano lavoratori che non riescono a trovare, non perché sono lazzaroni lavoratori, ma perché non sono formati per fare quel lavoro lì. Anni che parliamo di questa cosa qua. E su questo Regione ha fallito completamente la propria mission. Quindi Regione deve assolutamente rivedere tutte le sue politiche attive del lavoro. Tutta la partita sulla formazione ovviamente serve anche, si diceva prima, anche un ruolo anche a livello centrale per quanto riguarda proprio l'istruzione. Deve smettere, deve finire quella prassi, quella mentalità che solo facendo l'università si può puntare. È un tema che è emerso questo e che ahimè... Da laureato, quindi... No, ci mancherebbe, però è un tema oggettivo. Io la ringrazio perché ha portato altri spunti di riflessione. Ferdinando Alberti, grazie a lei, in collegamento da Brescia. Abbiamo 3 minuti che vi dividerete, 1 minuto a testa. Che cosa chiedere perché cambi il sistema del lavoro, dell'avviamento al lavoro in Italia? Partirei da chi rappresenta le imprese. Reposte, abbiamo sentito che ci sono un po' di complessità. Il bandolo della matassa, da dove si deve iniziare a sbrogliare questo groviglio di inefficienze? Collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Partiamo dalla scuola, dalla formazione. Io farei un collegamento di formazione. Un piccolo... qualcosa che ho conosciuto, che ho saputo. Un ragazzo, tornando al discorso del direttore del centro di Milano, un ragazzo è entrato in un'azienda come tirocinante, ha fatto il tirocinio, è stato assunto come apprendista, tempo indeterminato, si è dimesso e ha aperto una sua impresa. Alla fine impara l'arte e mettila da parte. È un vecchio detto che, sì, vale ancora, ovviamente, per chi ha quella voglia dentro, certo, di mettersi anche in proprio, che non è scontata, secondo me, non è da tutti. Elena Maga, il sindacato all'indomani della festa del lavoro, cosa chiede alla politica per garantire una ripresa sana anche dal punto di vista dell'occupazione? Prima di tutto di attuare effettivamente le azioni che sono state messe in ipotesi rispetto alle politiche attive del lavoro, che sono mancate totalmente. Non è questione di Regione Lombardia o di altre regioni, è proprio il fatto che le politiche attive del lavoro sono mancate. C'è stata solo una prima parte con il reddito di cittadinanza, la seconda parte è totalmente mancata. La seconda osservazione che mi viene da fare, è vero che Regione Lombardia ha grandi responsabilità rispetto alla formazione, però non dimentichiamo che tutto quello che si è detto finora fa parte dell'istruzione e formazione in capo allo Stato e non alla Regione, perché altrimenti ci confondiamo. Cioè, Regione Lombardia ha voce in capitolo rispetto alla formazione professionale e vari corsi di formazione, ma l'istruzione e la formazione è in capo allo Stato. Io chiedo allo Stato di mettere mano finalmente.
L'ultima notazione che voglio dire è che proprio oggi mi ha telefonato un docente di un istituto di Pavia, disperato, dicendomi se ero disponibile ad accettare una o due studentesse di un determinato corso di studi che era coerente con le attività che facciamo noi, perché mi ha detto che non trovano aziende che li accettino. Quindi io sono una convinta fautrice di una imitazione al positivo del sistema duale della Germania. Quindi bisogna che soprattutto quelli che poi devono fare un lavoro tecnico e pratico effettivo all'interno delle aziende, frequentino le aziende, stiano nelle aziende, lavorino all'interno delle aziende, con tutto il rispetto dei crismi che ci sono. Però le aziende devono anche darsi disponibili, perché se devo sentire un istituto che mi dice non trovo nessuno, insomma. Eh sì, ed è un altro elemento paradossale che aggiungiamo alla galleria delle cose difficili da spiegare che sin qui ci hanno accompagnato. È uno dei temi del 1° maggio, non è un posto di lavoro tanto per darlo, deve essere un posto di lavoro, si diceva, di qualità, ma soprattutto sicuro. Io so che CGIL da questo punto di vista, come la CISL ovviamente, insiste molto, la sicurezza non può più essere un optional in un paese che purtroppo, lo sappiamo, ha ogni giorno almeno 3 morti sul lavoro. Ma assolutamente, io credo che tra l'altro proprio il 28 aprile c'è stata la giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro, io credo che ci sia la necessità di un forte investimento su questo piano. C'è soprattutto la necessità anche di un cambio culturale, cioè gli investimenti in salute e sicurezza devono essere visti come un investimento. Un cambio culturale che può passare, tornando alla scuola e anche alle proposte che CGIL e CISL e UIL hanno messo in campo sul tema della salute e sicurezza, anche il mettere all'interno delle scuole secondarie una materia come quella della salute e sicurezza per costruire quella cultura per i futuri lavoratori, datori di lavoro su questo tema. E poi, mica Lizio me lo faccia dire, c'è la necessità ovviamente di intervenire sia in termini di prevenzione e quindi anche con gli strumenti che noi abbiamo suggerito al governo, come per esempio quello della patente a punti, di dare delle patenti a punti alle imprese che possano, diciamo, poi partecipare ai bandi, soprattutto in una situazione di forti investimenti come il PNRR. E poi ovviamente c'è il tema, veniva richiamato anche prima, dei controlli. Abbiamo vissuto una stagione nel nostro paese in cui, diciamo, sul tema dei controlli c'era una narrazione per cui le aziende venivano tartassate di controlli. Ora scopriamo che se mettiamo insieme il corpo degli enti preposti al controllo, noi abbiamo una situazione in cui forse un'azienda la controlliamo una volta ogni 10 anni, e quindi credo che anche questo punto di vista ci sia la necessità di un forte investimento sui soggetti che sono deputati ai controlli su questi temi importantissimi. La sicurezza è un'altra questione da affrontare in modo strutturale. Io non so se c'è Simona Virgilio, mi dice dalla regia il nostro Matteo Rigone, il paziente regista che ringrazio, che il collegamento continua a saltare. Le chiedo in 20 secondi, lei prima auspicava un cambio di marcia in cui la politica può avere un ruolo importante anche nelle politiche attive sul territorio, nella scuola, e poi diceva l'ingresso, eravamo rimasti lì, delle imprese nel mondo della scuola per favorire quell'incontro, quel matching che oggi più volte abbiamo sentito manca. Esatto, proprio questo contatto, questo collegamento stretto tra lavoro concreto, quindi impresa, e scuola, studenti, per incentivare quella che è l'orientamento, la formazione e sviluppare le competenze, valorizzando le sviluppo. Niente, siamo davvero sfortunati, noi ce l'abbiamo messa tutta, io ringrazio Simona Virgilio, questa sera chiudiamo con qualche minuto di ritardo, non è una grandissima novità, ma abbiamo l'alibi che se togliamo i periodi di latenza tra domanda e risposta a causa dei collegamenti ballerini avremmo chiuso alle 23 in punto. Non ci crede nessuno, permetteteci di salutare però con il sorriso sulle labbra, è stata una puntata, io credo, impegnativa per i temi che sono stati trattati. È vero, ci sono tanti problemi, dobbiamo però provare una volta per tutte a voltar pagina, perché è dall'occupazione che si crea
la ripresa, perché se è vero che sono le aziende e non la politica a fare il prodotto interno lordo, è ovvio che è chi lavora nelle aziende che contribuisce al benessere delle imprese e del sistema Italia. Ecco perché era importante parlare di lavoro in questa puntata di Orizzonti. Grazie naturalmente a voi per il buon cuore con cui ci avete seguito fino a quest'ora. Vi lasciamo ai programmi della nostra emittente. Se volete, torniamo in diretta lunedì prossimo a partire dalle 21:10. Buonanotte a tutti e alla prossima.